Benvenuti a Domenica Sport, cari amici di Telemolise, benvenuti a questa puntata che è l'ultima del 2016, perché poi domenica prossima sarà esattamente il giorno di Natale, ancora otto giorni dopo, il primo dell'anno. E quindi, insomma, veramente eh, ci riposeremo due domeniche. Non lo facciamo praticamente dal 3 di settembre di quest'anno, quando abbiamo iniziato questo ciclo di trasmissioni, Quindi Insomma, puntata natalizia, chiamiamola così, tra otto giorni eh, sarà Natale, quindi evidentemente anche l'opportunità in questa ultima puntata del 2016 per, anche per scambiarci gli auguri. Noi ve li faremo, ve li facciamo, li, fa, li, li faremo alla fine perché evidentemente dobbiamo sempre ringraziare il vastissimo pubblico di Domenica Sport perché come ho detto anche al Coriolis in occasione di Telemolise nel cuore. Il successo di Telemolise, di questa trasmissione, anche il mio se vogliamo, è legato naturalmente a tutti quanti voi che ci seguite da casa. Quindi un ringraziamento davvero grande e poi insomma non mancherà l'occasione per farci gli auguri. Allora, presento prima eh, la mia eh, compagna d'avventura, ormai ti definisco così, Annalisa. Eh, buonasera a te Annalisa Giorgio. Buonasera a lei, direttore, buonasera ai nostri spettatori. abito di Natale. Siamo Grazie. già al Veglione. Sì, qui. Pina ha voluto ecco, oggi mettermi a disposizione quest'abito. Eh, abbastanza natalizio, Natale. elegante. Quindi, colgo l'occasione per ringraziare Luna Mora Boutique e Mia Mazzini a Campobasso che mi ha seguito per tutte queste puntate e lo ha fatto anche per questa puntata. Ha detto bene, direttore natalizia. Quindi, siamo qui per, eh, anche quest'oggi per essere in compagnia con voi e vedere che cosa è successo in questa domenica di campionato con la puntata 1079. Vi ricordo. Come tutte le domeniche il nostro numero di cellulare a cui potete inviarci sms che è il 331 26 5 volte 2 o anche messaggi Whatsapp. Per chi lo avesse può scrivere anche sul cellulare del direttore, quindi siamo qui con voi anche oggi. Buonasera ai nostri ospiti. Va bene, sì, poi li salutiamo dopo. Ci hanno... Che ci hanno portato? Sì, un regalino. Do... Intanto anche ringrazio oggi, Piero vizzano. Cristofaro perché prima della trasmissione è venuto qui in redazione, è veramente sempre gentilissimo, quindi un bacio particolare a Piero, a tutta la comunità di Ripa Limosani e eh, naturalmente buon Natale a lui e a tutta la famiglia, ma avremo occasione anche di fargli gli auguri perché eh, dopo domani sera, esattamente a partire dalle 18, lo faremo anche in diretta televisiva sul canale 12 e sul canale 112, eh, presenteremo il nostro calendario 2017, quindi al Coriolis. Eh, non è chiuso, eh, non facciamo mai inviti, quindi chi vuole vi aspettiamo veramente in tanti. Eh, Potete venire al Coriolis per seguire la presentazione del calendario e poi ve ne daremo anche una copia perché non è un calendario in vendita. È sempre il nostro omaggio, così come lo è stato Telemolisia nel cuore, a tutto il nostro pubblico che ci segue sempre con grandissimo affetto. Allora, ci hanno portato ecco, sì, queste direttore. due. Civette, nelle dolci civette, direttore, perché all'interno ci sono dei cioccolatini. Per, per sì. strada. Dice, ti sì. posso dare una cosa, io mi giro la civetta, sì, che questi sono tutti regali Civizzano. di tutti i nostri telespettatori e noi li sì, mettiamo sì, sì, qui sì. fin quando c'entreremo. Se poi non ci entreremo, vedo ecco, il maschietto. Ah, qui, ah ecco. quindi una è mia, una è tua. Eh, non lo so. Adesso facciamo così. Ecco, Vabbè, ce lo però il fiocco sulla viola è una cosa. Anche se io eh. sono quest'anno molto in, in, in antagonismo con la guida tecnica della Fiorentina, però insomma il, il, il colore viola è sempre un colore per me molto, ma molto familiare. Allora, andiamo. Poi tra poco, spero ci collegheremo anche con Pino Somma con la nostra redazione di Termoli, però vado. A Isernia dove c'è Rosanna Esposito. Eh, buonasera Rosanna. Buonasera Direttore, buonasera Annalisa, un saluto agli ospiti eh, negli, negli altri studi, ovviamente un saluto ai nostri telespettatori. Noi questo pomeriggio abbiamo seguito. L'incontro di promozione tra Baranello e Biccari, eh, finita con il risultato di 3 a 1. Ieri, sempre dalla redazione di Isernia, abbiamo seguito la gara al Lancellotta tra l'Isernia e il Guglionesi, terminata con zero, eh, terminata 0 a 0. Altra. Partita sempre dell'anticipo, eh, quella del Macchia con l'Alife, con il Macchia che ha portato a casa quest'altro risultato, portandosi anche in vetta alla, eh, alla classifica, e quindi insomma eh, chiudendo così il girone di andata. Di questo parleremo con i nostri ospiti, con Mario Mariani, presidente del Macchia, e con Filippo Argano, eh, preparatore atletico del. Della, sempre del, del macchia buonasera vi do il benvenuto Buona, buonasera a tutti buonasera direttore buonasera a tutti della redazione e eccomi ancora una volta a commentare qualcosa insieme va buonasera, bene, buonasera direttore buonasera a tutti i telespettatori grazie anche a te Filippo Argano macchia di Serne che abbiamo anche premiato a Telemolise nel cuore centro di poco meno poco più adesso non mi ricordo di mille abitanti che guida addirittura il campionato d'eccellenza regionale. Allora andiamo a vedere intanto che cosa è successo in questa eh, domenica 18 di eh, dicembre. Eccola qui. Partiamo sì, con i risultati, la schedina Totocalcio. Sì, partiamo dalla schedina. Milan-Atalanta 0-0-X, Juventus-Roma 1-0-1, Sassuolo-Inter 0-1-2, Chievo-Sampdoria 2-1-1, Napoli-Torino 5-3-1, Pescara-Bologna 0-3-2, Udinese-Crotone 2-0-1. Giocherà questa sera alle 20.45, Genoa-Palermo e Lazio-Fiorentina, mentre sono in corso Benevento-Ascoli e Lucchese-Giana. Arezzo 2 2-0-1, Pordenone-San Benedetto tese 1-1 X Sant'Arcangelo Albino Leffe 2-0 1 Ed ora passiamo alla classifica della Serie A Capolista della Serie A la Juventus con 42 punti: La Roma 35, Napoli 34, Milan 33, Lazio 31, Atalanta 29, Inter 27, Fiorentina 26, Torino 25, Chievo-Verona 25, Udinese 24, Genoa 23, Sampdoria 22, Bologna 20, Cagliari 20, Sassuolo 17, Empoli 14, Crotone 9, Pescara 8 e il Palermo chiude la classifica di Serie A con 6. 6 punti. Ed ora proseguiamo con la Serie B. Trapani-Frosinone 1-4, Bari-Avellino 2-1, Cittadella-Pisa 1-0, Latina-Brescia 1-1, Novara-Cesena 3-1, 3-1 anche tra Provercelli e Spal, Salernitana-Carpi 1-2, Spezia-Perugia 2-1, Ternana-Vicenza 1-2. Sono posticipate le partite tra il Benevento e l'Ascoli e dell'Esverona-Entella. Ed ora la classifica della serie B. Ad aprire la classifica della serie B il Frosinone con 35 punti, Ellis Verona 34, Benevento 32, Spal 32, Cittadella 31, Carpi 31, Perugia 29, Bari 27. A 26 punti ci sono Lentella e La Spezia, Novara 25, Brescia 23, Ascoli 22. A 21 punti la Salernitana, il Latina, il Provercelli e il Vicenza. Pisa 20, Ternana 20, Cesena 19, Avellino 17, il Trapani chiude la classifica. Di serie B con 12 punti. Ed ora proseguiamo con la serie D. Chieti Alfonsina è stata annullata: Civitanovese San Nicolò Teramo 1-3, Fermana, Jesina 3-0, Mateli Capineto 0-0, Monticelli San Maurese 1-2, Olimpia Gnonese Vastese 0-0, Recanatese Romagna Centro 3-2 San Marino-Castelfidardo, 3-1 Vispesaro-Campo Basso, 4-0. Ed ora la classifica anche della Serie D. San Nicolo Teramo apre la classifica con 36 punti, Fermana 35, Vastese 33, Vispesaro 33, Matelica 31, San Maurese 28, Olimpia Agnonese 27, Iesina 23, Monticelli e Campobasso sono entrambe a 22 punti, San Marino 21, Civitanovese 18, Castelfidardo 17, Pineto 17, Romagna Centro 17, Recanatese 15, Alfonsine 14 e il Chieti chiude la classifica con un punto. Ed ora vediamo l'eccellenza. Ecco i risultati di questa giornata. È finita 0 a 0 tra Isernia e Guglionesi, Macchia Life 4 a 0, treppini Matese e Cliternina 8 a 1, Venafro Vasto Girardi 0 a 0, Campo di Pietra Spinete 4 a 0, Pietra montecorvino Campo Vasso 19-19 3 a 0, Polisportiva Gambatesa Sesto Campano 1 a 3, Termoli Olimpia Riccia 0 a 2. Ed ora la classifica di eccellenza. Il Macchia è il primo della classifica con 36 punti, Vasto Girardi 31, Isernia 31 e 31 punti anche per il Benafro. Treppini, Matese 27, Guglionesi 27, Sesto Campano 25, Termoli 21, Alife 20, Olimpia Riccia 17, Campo di Pietra 16, Polisportiva Gambatesa 16, Campo Basso 19, 19, 14, Spinete 13, Pietra Montecorvino e Cliternina chiudono la classifica con 5 punti. Ed ora vediamo la promozione. Baranello Biccari 3-1, Boiano 62 Rocca Sicura 0-0, 0-0 anche tra Campomarino e Matese, Castelmauro Cerce Maggiore hanno pareggiato 2-2, Maronea Frentania 1-3, Molise Roseto 1-0, Real San Martino Boys Yelsi 0-2, Santeliana Vulcania 3-1. Ed ora concludiamo con la classifica di promozione. Prima è la Frentania con 34 punti. Bois Yeltsin 32. Boiano 62. 29 punti. Rocca Sicura 26. Vulcania 25. Matese 24. Campomarino 23. Molise 22. Roseto 22. 22. Anche per il Baranello. La Sant'Eliana 17. Maronea 17. Castelmauro 16. Punti. Biccari 15. Real San Martino 5. E il Cerce Maggiore chiude la classifica con 34. Tre punti va bene. Nel corso della trasmissione vedrete scorrere anche i risultati di prima, seconda, categoria e quant'altro. Eh, ricordiamo anche, ah, mi dicono: eh, vedo eh, Pino Somma inquadrato, quindi a tempo di record c'era un problema. Eh, quintino Pallanti il nostro editore che, che vigila come un Deus ex machina su questa trasmissione, ha ripristinato il collegamento. Saluto Pino Somma. Buonasera a te, Pino. Buonasera, direttore della redazione Adriatica di Termoli. Rientriamo dal Gino Cannarza. Abbiamo seguito la vittoria importante del Riccia che è passata per 2-0 sulla città di Termoli. Vittoria molto importante ieri nell'anticipo. Lo Yelzi, abbiamo seguito la vittoria dello Jelsi invece sul campo del Real San Martino Ielsi che si è stabilito al secondo posto rinforzando tra l'altro la sua posizione nel campionato cadetto della nostra regione parleremo nel corso di questo programma di calcio lo faremo con Andrea Perazzelli, è l'allenatore del Mafalda compagine del campionato di prima categoria e raggruppamento B Andrea che tra l'altro ci ha anche già raggiunto nei nostri studi e poi nella seconda parte invece, tutta dedicata alla redazione di Termoli, parte, parleremo addirittura del football americano con gli esponenti che arrivano da Casa Calenda che ci, parlerà, eh, ci parleranno di questo sport che sta, non solo è nato in Molise, ma che sta prendendo piede anche nella nostra regione. Va bene, allora ci vedremo tra poco anche con la nostra redazione di Termoli, Presento gli ospiti, Annalisa, ricordiamo sempre canale 880. Per, il, per Lazio, il Lazio, compresa Roma e Canale 96 per, per, per tutto l'Abruzzo, naturalmente. Naturalmente in streaming in tutto il mondo. Abbiamo amici che ci seguono dal Venezuela, dal Brasile, dalla Finlandia, dall'Europa tutte le domeniche. Quindi colgo l'occasione proprio questa che è la puntata natalizia, non solo per salutarle, ma per inviare a tutti quanti un caloroso saluto di Buon Natale. Augurio di Buon Natale, ma soprattutto un augurio di tanta serenità e soprattutto di tanto benessere perché come dico sempre tutte le volte che capitano queste occasioni, 100 euro in più o in meno in tasca, insomma non ti cambiano l'esistenza, insomma se stai male evidentemente eh, l'esistenza invece viene stravolta non viene soltanto cambiata, quindi auguriamo tanta salute veramente a tutti sia per Natale che per l'anno nuovo presento gli ospiti che ci hanno raggiunto nel nostro studio di Campobasso, eccoli qui sempre ospiti prestigiosi allora, saluto e ringrazio il dottor Andrea De Vita, ortopedico, nativo di Agnone, credo con mamma originaria di Bagnoli, o no? padre, padre, originario di Bagnoli. Ah, padre originario di Bagnoli. Eh, lui eh, praticamente eh, lavora a Roma presso il, il Concordia Hospital, che è una struttura romana qui a Campobasso eh, nel Molise, torna ogni fine settimana perché ha i genitori ad Agnone e eh, qui effetto delle visite anche presso lo studio fisioterapico, fisioterapico Ricciardi. Andrea, ho sì, detto esatto. tutto questo per far capire ai nostri telespettatori che pur essendo giovane, voglio dire, nel campo della medicina c'è già insomma, qualcuno. Eh, grazie dottore, buonasera a tutti, grazie ancora per l'invito e grazie anche per la pubblicità. Eh, insomma sì, lavoro da anni ormai nell'ambito eh, della traumatologia dello sport e quindi... Eh, sono molto contento di essere qua perché una trasmissione di, di sport eh, insomma, eh, credo debba anche avere questo target eh, medico e oggi noi siamo per fortuna eh, all'avanguardia sui trattamenti della, delle patologie che riguardano appunto lo sport, in particolare eh, sappiamo che in Italia abbiamo una grossa esperienza per quanto riguarda l'arto inferiore, il ginocchio in particolare nel calcio che è una delle articolazioni più soggette a traumatismi, ma io da anni mi occupo anche molto di arto superiore, in particolare di spalla, dove chiaramente sta aumentando il numero di patologie che noi trattiamo, proprio perché chiaramente aumenta il numero di sportivi, anche non professionisti, che si dedicano a sport, quali per esempio il tennis, che crea insomma, una serie di difficoltà anche a noi medici e chiaramente... Eh, dobbiamo trovare soluzioni anche che riguardino questo tipo di eh, patologia in particolare. Va bene, beh, hai detto bene perché tu insomma, eh, fai ortopedia, quindi è una branca della medicina, della medicina molto legata allo sport, però qui ospitiamo gente, anche abbiamo ospitato anche neurochirurghi nel corso di 30 anni, abbiamo ospitato attori, insomma per cui più che è un programma sportivo, però insomma a livello di ospiti vengono, veramente degli amici perché alla fine insomma il, il minimo comune eh, multiplo è che si tratti di amici e un'amica è sicuramente Lorena Di Pasqua che fino a 20 giorni fa conoscevano veramente in pochi, devo dire. Lei è stilista di Bagnoli del Trigno, sì. il marchio si chiama About Lore 15. L'ho detto sì, bene Lorena? Sì, sì, buonasera. Eh, sì. Buonasera a te e eh, poi c'è stata questa puntata di Telemolise nel cuore in cui tu hai vestito Miss Molise, esattamente Benedetta belmonte una ragazza di minchiatura, e insomma, t'hanno visto in parecchi, no? Sì, ehm, in molti, eh. ho avuto abbastanza riscontri, io vi ringrazio ovviamente per l'opportunità. E... Sì, ma tu mo mi devi <ride> spiegare come fa, perché tu, lo so che sei emozionata. Che pensi che ti facciamo domande magari sulla campagna di Russia di Napoleone, ma non sarà così, no, ti garantisco. Eh, allora ti volevo solo chiedere come può venire in mente a una ragazza quanti anni hai? Lo possiamo 32. dire perché sei 32 anni, quindi sei giovanissima. Come fa a venire in mente a una ragazza di Bagnoli del Trigno di fare la stilista? A parte che poi i tuoi abiti, poi tra poco, quando riparlerò con te, vedremo delle fotografie. Sono veramente molto belli. Questo te lo dico. A carattere personale, vero Annalisa? Confermi, sì, veramente particolari e fanno la differenza. Fanno la differenza. Com'è che a Bagnoli del Trigno hai potuto pensare una cosa del genere? <ride> la noia, <ride> no, era comunque una passione. Eh, da piccola ho oh, la passione dell'arte in generale. Poi con il tempo oh, mi sono focalizzata sulla moda e eh, ho continuato, ho studiato e. Eh, ho iniziato questo percorso, non è facile soprattutto in queste realtà, eh, però ci provo, ci provo e sono abbastanza determinata. Fai bene, fai bene perché ci vuole tenacia e determinazione. E saluto e ringrazio Enzo Nunziata che è un viso, un volto conosciutissimo da tutti gli sportivi, eh, direi molisani, ma non solo molisani. Grazie Enzo per essere qui. Tu adesso sei alle Agri. Sì, adesso sono alle Agri. Grazie Antonio dell'invito. Buonasera a tutti. Adesso sono alle Agri da un po' di anni. Insieme ad un gruppo di amici che, che, stavano, che, che erano alle Agri prima di me, stiamo cercando e onestamente stiamo anche riuscendo a portare avanti il peso. Me, perché è un onore e un onore portare avanti una società che prima di noi è stata portata avanti da Antonello Toti e Antonio Rauso non, non è semplice, anzi, è impossibile sostituirli. però l'importante è che riusciamo a portare avanti la loro creatura e farla continuare a vivere in modo di, più che dignitoso. Va bene. Allora, visto che abbiamo tutto questo parterre naturalmente a livello di ospiti, io vediamo. Abbiamo i quattro gol che hanno perché il campo basso, naturalmente, ha perso a Pesaro. Questo lo sapevamo, però, insomma, ha preso quattro gol. Tra l'altro io li ho visti eh, prima che entrassi in trasmissione, stasera non dico perché poi c'è stato qualcuno che mi ha detto ma come tu prima non li avevi visti, capita delle volte che li vedo veramente insieme a voi. Comunque vediamo questa eh, serie di gol che ha preso il campo basso, allora questo è il primo, il 35 ⁇ del primo tempo, vedete punizione di Mureno, Rossoni, salta di testa in mezzo all'area. Del campo basso, naturalmente tutto solo e va in gol. Questo è il secondo gol della Vispesaro. Sta attaccando il campo basso. Vedete, Vitelli che cosa fa? Serve un giocatore avversario. Questi si tratta di Ridolfi. Praticamente si avvia in contropiede, lancia Costantino, che vedete viene frenato fuori area dal portiere del campo basso Palumbo. Qui la Vispesaro ha protestato perché voleva l'espulsione del portiere, invece l'arbitro poi ne parleremo al touchscreen di questo episodio, l'arbitro ha munito soltanto il giocatore del campo basso, però dal calcio di punizione vedete il tiro davvero molto bello di Mureno che va ad insaccare il secondo gol della Vis Pesaro non è finita qui perché il, al ventitresimo del secondo tempo, vedete se ne va Costantino che scambia con Ridolfi, Esposito scivola in mezzo al campo Nemmeno stesse sulle piste di Courmayer. Fatto sta che il pallone viene restituito al centro a Costantino, che segna il 3-0 per l'Avis, assolutamente meritato. Poi il quarto gol è veramente una cosa che si faceva veramente forse 30 anni fa al campo degli Orfani di Guerra. Vedete che cosa fa Ridolfi? Salta tutta la difesa del campo basso, op, salta il portiere e in sacca a porta vuota, non c'è che stare allegri Enzo Nunziata mi sembra no? Eh, oddio, sei d'accordo che li facevamo veramente <ride> negli esordienti questi gol? Diciamo da quello che abbiamo visto sembra che dopo aver preso il primo gol su palla inattiva, poi nel secondo tempo forse per, per la voglia di recuperare, però si sono un po' sfaldati visto che prendono gol praticamente sempre a campo aperto con ripartenze dove non c'è nessun tipo di copertura, però forse il fatto della giovane età... No, po tu più. mi devi dire una cosa, Enzo, perché io capisco il tuo tentativo di salvare il salvabile, però tu mi devi dire, tu che squadra alleni? Vabbè, ah alleno la, gli allievi... Oh, se gli, gli allievi prendono dei, eh, il terzo e il quarto gol, come li ha presi il campo basso? Vai negli sfogliatoi e come minimo, voglio dire, te li mangi, no? Sì, Antonio, però magari bisogna vedere, sicuramente sono gol eh, difficili da vedere in categorie così, però è normale che credo che in questo momento la squadra abbia problemi, è evidente, perché altrimenti... Non Ma più che la squadra direi che i problemi no. ce l'ha la società, perché la squadra io non me la prendo mai con la squadra, perché evidentemente se questo materiale è a disposizione dell'allenatore non è che si possono fare cose da pazzi. Però, insomma, volevo sapere soltanto ecco questo è il tuo parere. Su questa partita abbiamo, poi vedremo anche la pagella. Dovremmo avere, credo. Lo chiedo alla nostra regia Angelo Pompei, Donato Mignogna, Fabio Boscarino, Gianluca Praetano. Dovremmo avere il collegamento con Gianni Bruno. Credo di sì. Allora a te, Gianni. A Pesaro si consuma un'autentica disfatta, un'umiliazione per meglio dire per il campo basso che continua a essere in silenzio stampa. Si sono verificati divorzi anche da Cotticelli, secondo quello che è stato fino ad ora il secondo portiere, ma anche da Gulin. Quindi Novelli praticamente ha dovuto fare un rimpasto dell'attacco che è stato affidato addirittura a Voltasio, Fioretti e Vitelli, un attacco assolutamente impalpabile. Ma quello che si è consumato, abbiamo parlato di umiliazione qui allo stadio. Benelli di Pesaro, eh, al nostro modesto modo di vedere le cose, il termine più adatto perché il Campobasso aveva cominciato bene contenendo il giusto l'avversario, ma poi dal 35 del primo tempo, dopo il colpo di testa di Rossoni, non c'è stata più partita. Il secondo tempo è stato un qualcosa eh, di davvero drammatico per le sorti del Campobasso che è andato incontro al secondo, poi al terzo e poi al quarto gol. Entro la mezz'ora della ripresa si era sul 4 a 0. Poi il resto è stato pura accademia. A questo punto eh, lecito chiedersi che cosa potrà essere mh, per il campo basso da parte dei tifosi nel corso del girone di ritorno. Addirittura i tifosi stessi allarmati da questa sconfitta bruttissima eh, se lo sono chiesti alla fine della partita o l'hanno chiesto ai giocatori che sono stati invitati a eh, raggiungere la postazione, la tribuna dei tifosi. Eh, si è consumato un breve colloquio nel quale si sono chieste delle spiegazioni ai tifosi, ma le spiegazioni le giriamo alla società, una società che definiamo fantasma più che altro a dicembre, quindi alla fine del girone di andata, con uno smantellamento effettuato che non può essere considerato un mercato di rafforzamento quanto può essere considerato soltanto un modo per limare non di poco eh, il bilancio mensile degli stipendi e quindi cercare di giungere nella maniera migliore fino a fine campionato, chiediamo a questa società che continua a stare in silenzio stampa, non lo riteniamo giusto però tant'è se esiste un futuro per questa società, una società fantasma che ha dei dirigenti che hanno creato nel corso degli anni una situazione debitoria pesante, ma che comunque rimangono lì in sella, beati ad assistere domenicalmente alle partite interne ed esterne del campo basso. Se a qualcuno questa situazione non va giù tra i tifosi, e sono tanti, non possiamo dare torto a queste persone, perché insomma, dovrebbe esistere anche una certa meritocrazia, non solo nella vita, ma anche proprio nel calcio, negli aspetti societari del Campobasso. Lecito domandarsi anche a questo punto, che benefici abbia potuto portare questo cambio eh, societario, questo passaggio da eh, vecchio sponsor ad Aliberti, visto che lo stesso Aliberti è abbastanza distaccato, ma soprattutto insomma, eh, non può garantire evidentemente un discorso a livello finanziario così importante. Prova ne sia questo campo basso che, dopo il mercato dicembrino, se possibile, non è uscito assolutamente rinforzato. Va bene, grazie a Gianni Bruno e a Annalisa, ho visto prendi un sacco di appunti, però insomma adesso <ride> eh, sì, ci fermiamo. Sì, fa... Stanno arrivando tantissimi messaggi, un, un, poi magari li vediamo. Me li immagino perché oggi fra calma. gli auguri e tutte queste vicende del Capone. No, una cosa ho visto passare un messaggio che mi chiedeva, no? non, Questo non so se tu hai, però ho visto. Questi dirigenti di oggi sì. non erano quelli che criticavano Capone. Sì, avete ragione, c'erano anche loro, tra tutti quelli che criticavano Capone, Capone che lo ribadisco, io ho fatto tante critiche a Capone, però dopo Molinari è stato l'unico presidente che ci ha fatto fare tre anni di Lega Pro e anche il terzo anno si era salvato e, e, e subiva critiche anche da questi dirigenti tutti i giorni, ma andiamo in pubblicità. Vero? Sì, noi ci fermiamo, puntata 1079, torniamo tra pochissimo. Allora eccoci qui, puntata 1079 di Domenica Sport, saluto Luigi che ci ha raggiunto in studio così chiudiamo un capitolo doloroso, perché buonasera. questo è un capitolo veramente doloroso, credo che sia il secondo 4 a 0 quest'anno. No, no Luigi, buonasera a te. Buonasera, buonasera sì, dopo quello... Eh, esterno maturato a Matelica, poi c'è stato anche il tonfo interno contro il San Nicolò per 1 a 5. Queste sono state ah, vabbè, insomma, le, eh, diciamo, le partite. Questo non me lo con... ricordavo. Hai messo proprio il dito, il coltello nella piaga. Adesso no, sanguina. No, no, a livello di numerico, più. solo a livello numerico. Andiamo a vedere il, il secondo gol che poi è nato da un'azione personale di Ridolfi, che vedete parte addirittura quasi a ridosso dell'area di rigore proprio difensiva della vispesa, lo vedete fa tutto il campo c'è cioè l'imbucata in profondità verso l'attaccante in maglia numero 9 e qui c'è l'uscita da parte del portiere del campo basso Palumbo che vedete va ad intercettare questo pallone con il braccio perché vedete anche in alto al teleschermo anche l'assistente va subito a, eh, a richiamare insomma l'attenzione del direttore di gara qui eh, è stato poi eh, è stato sanzionato il portiere del campo basso con un cartellino giallo Insomma anche per questi nuovi regolamenti con il pallone che va comunque verso l'esterno. Poi c'è anche un difensore eh, del campo basso che potrebbe intervenire sul pallone. fatto è che, insomma, che da questa ripartenza poi Moreno va a realizzare davvero un bellissimo gol. Perché lo possiamo vedere eh, una realizzazione davvero precisa da parte del giocatore con la maglia numero 3 della Vispesaro. E insomma questo è stato il secondo gol che nasce da un'azione praticamente di 60 metri da parte di Ridonzo. Dolfi, allora, loro volevano l'espulsione del portiere. Allora vado a Termoli. Pino somma c'era l'espulsione. No, l'espulsione secondo me non c'era. Giusta la munizione. Ha visto bene prima il guardialino e poi l'arbitro. Va bene, Andrea Perazzelli. Secondo te? No, direttore, buonasera a tutti. Secondo me ha visto benissimo l'arbitro. C'era la munizione, c'era il fallo netto del portiere, quindi non c'era l'espulsione, però c'era il calcio di punizione netto perché l'ha presa con, con la mano il portiere. Va bene, andiamo ai serni, vediamo se sono d'accordo anche Mario Mariani e Filippo Argano. Mario? Sì, direttore, l'espulsione non c'era assolutamente, anche perché non era nemmeno il cosiddetto l'ultimo uomo, però eh, il portiere, la mano non l'aveva, non era prodigata per prendere il pallone. Filippo? Sono d'accordo con gli altri, per me l'ammunizione è giusta ma l'espulsione no, anche perché secondo me il portiere a parte tutto non doveva proprio andare lì a prendere la panna. Va bene, Rosanna? Sì, d'accordo con, con l'ammunizione. La Insomma l'espulsione non ci sta Enzo? No, non c'è c'è. Deve andare verso la porta per esserci. Andare, diciamo Da quest'anno sono un po' cambiate la re, anche la stessa regola di quando il portiere in uscita basta in ala di rigore, che prima veniva sempre sanzionato con rigore ed espulsione, è stata levata. Diciamo, hanno capito forse di essere un pochino più clementi diciamo, con i portieri. Qui è fallonetto, è fuori aria, d'accordo anche con... Quindi c'era il, il calcio di punizione. Lorena ti è sento? C'era sì, la punizione. C'era no, no, no. la punizione? stavi pensando ai fatti tuoi la prossima volta no. che ti trovo veramente impreparata vedi che succede allora senti almeno che dice Enzo no? che Enzo è uno che o oh Andrea che Andrea è ortopedico ma insomma di calcio ne mastica parecchio Andrea ma penso, di sì, penso di sì io non sono un esperto però sentivo che appunto delle nuove regole quindi effettivamente si sì, ammonizione pulizia, il però tutto dipende da analisa cartellino giallo anche per me direttore. cartellino Munizio. giallo, fallo vedere che ce l'abbiamo perché facciare. noi Andrea ci hanno regalato i cartellini questi sono i cartellini ufficiali ce l'ha portato l'AIA e questi sono i cartellini che usano gli arbitri dalla serie A alla terza categoria quindi questo è il cartellino giallo è giusto, era giusto mostrare capito Lorena? questo cartellino e non il rosso allora, eh, vediamo anche la pagella. Sì, vediamo la pagella dei rossoblù e eh, vediamo che voti hanno preso i ragazzi. La pagella in collaborazione con. ZZ Car. La tradizione continua. Concessionaria multibrand specializzata da oltre 30 anni in Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep. Inoltre, usato garantito e assistenza. Vi aspettiamo nella sede di Contrada Lupara a Campobasso. ZZ Car, l'esperienza che ti guida nel domani. Palumbo 5,5, ,5. Corbo 5,5, Kimpala ,5. 5, Fazio 5, Trovic 5, Esposito 4,5, Vitelli 4,5, Tini 4,5, Fioretti 5, Grazioso 5, Voltasio 5, e sono entrati Frezzi con 5, Martinello 5,5 e D'Aversa con 6. Beh, direttore, una pagella un po'. B bassa. Proviamo l'altro sponsor. La pagella in collaborazione con GM Car. Oltre a marchi prestigiosi come Porsche e Ferrari, anche vetture di piccolo e medio taglio come Fiat, Volkswagen, Mercedes e Audi. GM Car vi aspetta nella nuova sede di Contrada Colle delle Api a Campobasso. GM Car, telefono 0874 44 3098. Allora, allora, eccoci qui, eh, Andrea De Vita, eh, chirurgo ortopedico, lo ribadisco, mh, ginocchio, mano, perché so che hai fatto anche degli studi, tra l'altro hai studiato anche molto in America. Sì, diciamo la mia esperienza parte proprio dalla chirurgia della mano, eh, che diciamo era la mia prima passione, nata ai tempi della specializzazione, poi chiaramente un po' è stata eh, modificata la mia passione sulla... Del, per quanto riguarda in generale l'ortopedia, perché mi sono dedicato molto alla traumatologia dello sport, quindi molto ginocchio quando ero in specializzazione col professor Cerulli e poi eh, ho cambiato completamente, sono passato all'arto all superiore di nuovo, però interessandomi di spalla. Per quanto riguarda la mano, però rimane sempre una mia passione, devo dire che eh, è non ultimo diciamo, eh, sforzo, un lavoro fatto per la società. Mondiale di medicina applicata al tennis di cui faccio parte come socio appunto, italiano, appunto su un libro che verrà pubblicato nei prossimi, nei prossimi mesi, proprio sulla traumatologia della mano nel tennista, che è molto cambiata negli ultimi, negli ultimi dieci anni, proprio per il, cam il cambio dell'attrezzatura dell e delle performance richieste al tennista. Va bene, naturalmente questo, questa pubblicazione faccia la l'avere. Insomma, visto sì. che adesso abbiamo agganciato, abbiamo trovato questo feeling, questo, questo, questo collegamento con te, noi siamo onorati di questo perché insomma siamo sempre alla, alla ricerca come tu dovevi venire anche alla puntata di Telemolise nel cuore. Noi siamo alla ricerca di gente molisana che in qualche maniera si fa onore in Italia e nel mondo. Quindi insomma eh, siamo molto onorati eh, della eh, tua presenza qui. Te lo dico solo a livello di cronaca perché in passato un messaggio puoi chiedere al dottore, ma non è il caso, insomma perché tu eh, un giudizio sulla sanità molisana, ma insomma mm -hmm. voglio dire non, 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 non ti voglio, anche perché non, tu, tu sostanzialmente lavori a Roma, insomma. Quindi, sì, per me no, io non riesco a dare giudizi perché non lavoro in ambito di sanità molisana diciamo come... Come sai da anni, quindi... ecco, però volevo che lo dicessi tu stesso perché un nostro telespettatore ci ha scritto questo. Allora, eh, l'Isernia, ieri, ha pareggiato sì. con il Guglionesi. Sì, direttore, hanno pareggiato. In realtà, la partita è terminata 0-0. Possiamo vedere il servizio di Rosanna Esposito. Termina a reti violate l'ultima partita del girone d'andata dell'Isernia, che ospita Lancellotta e il Guglionesi. Un'Isernia un po' rimaneggiata che scende in campo con 7 under e se la deve vedere con un buon Guglionesi. Al quinto minuto assist di Dior per Mingione e palla che termina al lato. Altra occasione per l'Isernia ancora con Dior che cerca la conclusione, ma trova la deviazione di un difensore ospite. Il Guglionesi prova ad intensificare il gioco. Quasi alla mezz'ora guadagna un calcio piazzato, alla battuta Montechiari ma Silvestri fa sua la sfera facilmente. Al quarantesimo c'è Cantoro sul calcio piazzato, il suo tiro va un soffio sulla traversa. Sul finire del primo parziale, Cantoro scambia con Cirillo e poi la conclusione, che Esposito, riesce ad allontanare. Sullo 0 0 si guadagnano gli spogliatoi e con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. Aspettiamo il diciottesimo minuto quando registriamo questa conclusione di Cirilli che va di poco alto sulla traversa. Al ventisesimo ancora il Guglionesi con Cirilli che si trova tu per tu con Silvestri ma nulla di fatto per gli ospiti e capovolgimento di fronte c'è Indiurra a servire Mingione ma la sua conclusione centrale è respinta da Esposito. Al quarantesimo annotiamo l'espulsione di Lopez per fallo su Consolazio rimedia un rosso diretto da signor Pizzarello di Fermo. Ne segue un calcio piazzato di D'Ambrosio, respinta dell'uno di casa, Cirelli rimette in gioco la sfera per la testa di Consolazio che deposita al lato. Con quest'altro calcio piazzato di D'Ambrosio che finisce alto sulla traversa termina l'incontro con un punto per parte dunque. Un buon punto per il Guglionesi. Dall'altra parte c'è l'Isernia che ci tiene a rassicurare dalle parole di Di Rienzo e dei suoi i tifosi del fatto che nulla è cambiato. L'Isernia continuerà a lottare, a mettere in cuore in ogni partita per restare in Lizza per la vittoria finale. Allora, vediamo la pagella Annalisa perché stasera abbiamo ospiti e quindi vorrei far parlare anche loro, però abbiamo anche tanti servizi, insomma alla fine insomma, è giusto che si vedano. Pagella. Sì, direttore, vediamo la pagella dei Bianco Celesti. La pagella in collaborazione con... Grafica Isernina, consulenza grafica e normativa, QR Code, Sistemi di anticontraffazione. Ad Isernia e Santa Gapito telefono 0865 41 43 47 www.graficaesernina.it info Silvestri 6, Cirillo 6, Staffieri 6, Martino 6, Lopez 5,5, Di Leonardo 5,5, Mingione 6, Fasulo 6, Ndiur 6, Cantoro 6, Pitocchi 5,5, ed è entrato Cantelmo con 6 e Rega e Carmosino entrambi senza voto. Va bene, allora vediamo anche un altro servizio prima della pausa pubblicitaria, il 4-0 della capolista Macchia, vero Annalisa? Sì, direttore, Macchia ha battuto la LIFE per 4-0, anche qui abbiamo il servizio per noi Gennaro Bustelli vola il Macchia di Sernia in testa alla classifica e lo fa imponendo un secco 4-0 a discapito della life sull'ormai inespugnabile sintetico di Capriati al volturno dove la squadra allenata da Pierluigi De Bellis di perdere proprio non vuol saperne dirige il signor Romei per la cronaca la capolista si lascia preferire già dalle prime battute minuto numero 5 Michael Sisti con la testa fa da sponda per Panico che tanto per cambiare scrive l'1-0 per il Macchia al ventitresimo di Matteo verticalizza ancora per Sisti e Cesare per un po' rischia l'autogol. Poco dopo la mezz'ora De Vizia scende sulla sinistra e mette in condizioni panico di realizzare il 2-0. Tutto molto facile per il Macchia che sul finire di frazione, questa volta con Sisti che restituisce il favore a Di Matteo. Ma questultimo a tu per tu con il portiere si fa respingere. Si va al riposo sul 2-0 e grazie al montaggio di Giancarlo Bustelli vi raccontiamo i secondi 45 minuti che si aprono con Minopoli, l'esterno bianco azzurro che guadagna il fondo e spiana la strada di Matteo, il cui piazzato vale il 3-0. Sempre più macchia con Panico che scatta sul filo del fuorigioco ma paglia. Evita guai peggiori. Si vede anche la Life verso la metà del tempo con la conclusione di Perrotta che Biasella accompagna sul fondo. Vicino al poker, poco più tardi, eh, Di Matteo, che trova di fronte a sé ancora una volta la grande risposta del portiere avversario. Quarto sigillo, però, soltanto rimandato a qualche minuto. Ci pensa, come al solito, Panico che chiude definitivamente i conti con il 4-0 e con il suo diciannovesimo gol in campionato. Sempre più eh, capocannoniere, il numero 10, Bianco Azzurro. Macchia che eh, può stappare lo spumante per festeggiare il titolo di campione d'inverno. Con la miglior difesa e il più prolifero attacco, ma soprattutto con 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Va bene, questo è il servizio, allora un messaggio, perché l'ha detto prima Annalisa, per chi ce l'ha c'è anche questa possibilità, Antonio volevo augurare buone feste a te, Quintino, Luigi, tutta la redazione, mi raccomando stasera ci sentiamo dopo, la... salutami l'amico Argano, grande professionista e grande persona, Massimiliano Di Cuia della ditta Grafilandia. Grazie Massimiliano, gli auguri li abbiamo già fatti, quindi... Insomma, a tutti quelli che sono in studio, e poi un'altra persona, Pino Di Costanzo, che ci augura buona trasmissione. Lo stanno seguendo da casa, da Baranello, quindi insomma, grazie anche a eh, loro. Eh, avevi qualche. ho visto che annotavi gli auguri, poi dopo la pubblicità, vediamo la pagella. Sì, direttore, ne sono passati diversi di messaggi, adesso mm. magari ne leggo qualcuno. Perché Liberti è venuto a campobasso, è vergognoso perdere 4 a 0. Baranese è ancora un fallimento. Buon Natale, ah, le mandano gli auguri di Buon Natale, direttore, e di un felice anno nuovo ai miei genitori e la mia famiglia. Grazie, benissimo. Eh, da... Tua mamma si chiama Antonella. Antonella, sì. Bravissimo, ah, sono ricordato. Tuo padre? Fernando. Grazie, Antonella e Fernando, ma insomma, il regalo, gli auguri ve li devo fare io, perché insomma, per il quarto anno consecutivo ho questo fiore di ragazza al mio fianco grazie, quindi direttore. veramente grazie e tanta salute anche a voi grazie mille anche Giovanni Giaccio direttore ha mandato gli auguri di buon natale ciao Giovanni buon natale tanta salute anche a te poi direttore le chiedono secondo lei quant'è che avremo gente seria che faranno eh, diciamo i fatti e non solo le parole alla società del Campo società Basso. Del campo basso non lo so, potremmo sì. rispondere io e Enzo non siata, ma Enzo però parla il calcese, perché fa piuttosto di... No, non, no. non è facile, Antonio, non è facile. No, ma dai, sto scherzando. Eh, allora, dopo quattro fallimenti, esatto. perché c'è stato il fallimento di Molinari nel 90, nel 96 di Stefano, nel 2002 Berardo, perché anche Berardo è fallito, perché insomma io sento anche delle cose che dice che non è così, ma insomma questa è la storia del Campo Basso eh, certo. e nel 2000 Uh, ultimamente Capone sì. dopo che si salvato dal terzo campionato di C2 quando arriverà gente seria non lo so, è una domanda veramente da 100 milioni di dollari tipo quelle lotterie che si fanno a San Francisco eh, tu Andrea che sei stato in America no? che improvvisamente dice quello ha vinto 700 milioni di dollari no? è una lotteria che esce un numero in tutta l'America insomma, su 300 milioni di abitanti quindi non lo so ho smesso anche di sperarci. Quell'altra cosa invece che si diceva puoi... Annalisa, dice Aliberti che è venuto a fare, dovrebbe avere adesso, scusatemi il termine, veramente il coraggio, dovrei, us dovrei usare un'altra parola, ma dovrebbe avere il coraggio non di trincerarsi dietro il silenzio stampa. Così come è venuto a Telemolise a dire quali erano i suoi programmi, sia la trasmissione Molise a Calcio sia una sera qui a Domenica Sport, adesso il signor Aliberti dovrebbe avere le palle, scusate ma quando ci vuole, ci vuole, di venire qui e spiegare che è venuto a fare. Invece no, il silenzio stampa, come se noi dicessimo domenica prossima, no, domenica prossima è sbagliato perché è Natale e faremo non il silenzio stampa, faremo due domeniche di riposo. Però se noi dicessimo la domenica, oppure se uno va dal eh, dottor Andrea De Vita dice io ho male al ginocchio. E il dottor De Vita dice mi dispiace faccio silenzio stampa. Cioè eh, siamo veramente al paradosso. Come è venuto a dirci tutti i suoi programmi, a dirci che la gente doveva partecipare? Ve lo ricordate, noi abbiamo le registrazioni. Adesso dovrebbe spiegarci che è venuto a fare. Allora, andiamo in pubblicità, andiamo in pubblicità che è pubblicità, meglio. Pubblicità Se no ci passa l'atmosfera natalizia, che poi insomma è un dramma. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, non andate via. Puntata numero 1079 di Domenica Sport, puntata, ultima puntata del 2016, e puntata con tanti auguri di tanta salute. Buon Natale, buon anno a tutti quanti voi, cari amici che ci seguite tutte le domeniche. Allora, abbiamo la pagella del macchia. Annalisa. Sì, la vediamo insieme. La pagella in collaborazione con. Assicurazioni Generali Lloyd Italico, Agente Generale Mario Mariani, via 24 maggio, Isernia, info 0865 41 34 66 Biasella 7, Saulino 7, Devizia 7 e mezzo, Sabatino 7, Pepe 7, Fontana 7 e mezzo, Minichiello 7, Sisti 7 e mezzo, Minopoli 7, Panico 7 e mezzo, Di Matteo ed è entrato Giordano e Sinico, entrambi con il 6. Va bene. Allora Lorena Di Pasco, mentre vediamo anche qualche tua creazione, così mentre parliamo, vediamo anche, facciamo rendere idea anche, ma, non tanto a Enzo, alla moglie Daniela che può essere interessata. Enzo sarebbe interessato, poi passa a fare l'assegno. <ride> perché, però, è la moglie Daniela eh, che eh, evidentemente eh, ti rivolgi tu, insomma, come eh, stilista. Adesso, a parte gli scherzi. Voglio dire, facciamo passare qualche abito della nostra amica Lorena. Eh, eccoli qui, vedete, sono, questi per esempio sono... Tu fai tutto, scegli le stoffe... Sì, sì, tutto, dalla... Li, eh, cioè li idei tu questi sì, abiti? Sì, e li, li creo, li, li faccio completamente io, dall'ideazione fino alla creazione finale. Quindi dicevamo, eh, hai fatto tante esperienze, evidentemente fuori eh, di, eh, da Bagnoli del Trigno, però insomma, voglio dire, tu continui a, eh, per esempio, la scorsa settimana sei stata a Milano, insomma, fai anche, eh, ti piace anche confrontarti, voglio dire. In questo lavoro bisogna confrontarsi, bisogna girare, bisogna osservare, stare comunque sempre un po' aggiornata. È normale che poi dopo, per quanto riguarda la creazione, è molto personale. Que quello, che, diciamo, quello che mi sento, creo. Non... Però è, stato, è stata una cosa, voglio dire, comunque ti ammiro molto, cioè, francamente, Grazie. perché e, e, poi a parte about. Dovrebbe significare circa, circa no? In, circa, quindi, sì, molto uh, generico. About Lord 15, quindi sì. circa Lord Lorena, 15 poi? 15 è un mio numero in particolare. Fortunato. Sì, eh, mi ha l'anno. Uh, no, quelli sono 17 gli anni no, da cui sei vegana. Sì, 17 <ride> anni che sono vegana. E 15 che è? 15 è la... Le, 15 la... uomini sulla cassa del morto, diciamo, <ride> l'isola del tesoro, in non questo, è qui. In questo caso... <ride> no, 15 è una data particolare, è eh, il compleanno di mio nonno che oltretutto era sarto, quindi... Eh, Ah, ok, è, è un fatto, un fatto assolutamente personale. sentimentale, da affetto. Sì. Di fronte al sentimento Andrea, alziamo le mani. Beh assolutamente sì, insomma, anche io conoscevo il nonno oltretutto sì, diciamo, di. Eh, perché appunto essendo di Bagnoli mio padre ho conosciuto, conosco bene la famiglia, la sua famiglia, quindi conosco, conoscevo anche il nonno. Va bene, vediamo, torniamo all'attualità. Intanto vediamo una pagella Annalisa perché il Venafro ha pareggiato ieri col vasto girardi 0 a 0. Sì. Noi abbiamo la pagella del vasto. vasto. Girardi, sì, la vediamo insieme. Pagella. La pagella in collaborazione con GAM Consulting Group. Servizi sul prodotto. Settore automobili, settore ferroviario, servizi di engineering, servizi di logistica. Maggi 7, Gala 6, Amitrano 6,5, Visone 5, De Paola 7, Cea 7, Di Genova 6,5, Marinucci Palermo 7,5, Calcagni 5, Masciantonio 5,5, Contestabile 5 ed è Entrato Cipriano con 6,5 e Gentile 6. Allora Luigi abbiamo un episodio della partita dell'Isernia. Sì, episodio della, part della partita Isernia-Guglionesi, precisamente il cartellino rosso. Per il difensore bianco-celeste Lopez, su questo lancio in profondità vedete c'è il contatto tra Lopez e Consolazio che è l'attaccante in maglia nero-verde del Guglionesi, qui il direttore di gara ha optato per il rosso diretto, ci sono state tantissime proteste, andiamo a vedere prima se c'è il contatto tra i due giocatori con Consolazio che vedete eh, rallenta un pochino la sua corsa, a quel punto diventa inevitabile il contrasto con il giocatore. In Maglia rossa, qui insomma c'è da discutere sul, eh, sull'idoneità sull del cartellino scelto dal signor Pistoriello della sezione di Teramo. Bisogna valutare questo perché, eh, nella circostanza, il pallone è ancora in aria, quindi ci sono alcuni elementi. Ma vi lascio prima commentare. Allora, qui c'è stata l'espulsione diretta, rosso diretto. Rosso diretto. Allora, eh, cominciamo da Enzo Nunziata. No, non sono d'accordo. C'è la fallo sicuramente perché c'è il contatto, però più di una non, non avrei dato. È un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto prima con il portiere del campo basso Qui il contatto è quasi inevitabile perché l'attaccante del, del Guglione si rallenta perché la palla è ancora in volo, deve aspettare per controllarla e il difensore dell'Isernia alla fin fine è, è quasi obbligato. Andare al contatto, non è, non è neanche particolarmente cattivo. C'è la punizione sicuramente, ma finisce lì. Quindi non c'è l'espulsione no. secondo te? Lorena? No, neanche per me. In neanche questo per caso. Per Andrea? Mi associo, mi associo. Non c'è per te? No, assolutamente no. Va bene. Poi mi dite quanto c'è, però quando ci sta, sta. Va bene, andiamo avanti con, uh, il, uh, con il sondaggio, Filippo Argano? Eh, direttore, neanche per me ci sono gli estremi per l'espulsione perché, perché la discriminante secondo me è la palla che è in volo quindi non la, non la considero proprio chiarissima azione da gol. Mario, eh, direttore, io condivido ciò che ha detto Filippo perché è così: no? l'espulsione non, non la vedo un'espulsione cartellino rosso diretta, Rosanna. Che poi Rosanna è passato un messaggio, dice sarebbe il più bel regalo di Natale. Un bacio di Rosanna Esposito. Non l'ho mandato io, giuro, perché se l'avessi mandato io, io li mando a Anna Lisa questi messaggi. Naturalmente scherzo. Allora, però mi sembra esagerato. Ne ho mandati tre. Tre per televisione, va bene. Come esagerato, direttore? Ma esagerato, no, a me, a me sembra esagerato il più bel regalo, capito? Cioè una cosa di una di, di, diciamo ambitissima. Però vabbè, ma Tutto per me è esagerato, per me sarebbe stato esagerato tutte, anche un bacio di che ti dire. posso dire? Di. Sa, voi, di Giulia Roberts. Anche quello sarebbe esagerato. Quindi figuriamoci Rosanna Esposito, voglio dire. Sto scherzando, Bella, dai. Insomma. Allora, espulsione oppure ah, no? Ma come? Eh. Cioè, mi stai proprio sminuendo, direttore! Allora, espulso o no? Al no, 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 assolutamente no. Già dal campo non, oh. eh, non, sembra non sembrava un, un intervento così cattivo. Rivedendolo adesso alla la, la moviola, assolutamente no. Eccessivo il rosso. Va bene, allora eh, Termoli, eh, Andrea? Allora, direttore, secondo me il fallo era netto, però il giallo era più giusto, anche perché c'erano due difensori lì che potevano tranquillamente rientrare, quindi non era una gara occasione da gol, quindi era più da giallo che da rosso. Va bene, eh, Pino? Concordo con gli altri, anche per me solo, sarebbe stata giusta solo l'espulsione, solo la munizione. Va bene, ricevo, Annalisa, anche per te, ti, ti, poi mi, mi dite che cosa deve fare uno per essere espulso, cioè lo devi acchiappare, lo devi togliere praticamente, lo devi sollevare da terra, ti devi rompere eh, tibia e perone. No, no, no. Deve, quello deve... mi sembra, io per esempio da come la interpreto io, quello è lanciato... Andrà il pallone, pallone. Infatti, come diceva giustamente Filippo Argano, il pallone... È in area, non è in netto possesso dell'attaccante. Questo è un elemento che doveva far decidere il direttore di Gara. Altresì vero, se l'attaccante va col petto o la porta avanti con i piedi, a quel punto è chiarissima occasione da gol, qui la devi mettere a terra, c'è il rimbalzo. Quindi... Su questo, diciamo, si, ci, si deve discutere secondo Va il mio punto di vista. Vabbè, comunque, insomma, l'unanimità, quindi il mio parere non conta niente. Annalisa? Eh, quindi, direttore, cacciamo il cartellino giallo. Car sì, Cacci il cartellino tirano. giallo, sennò, altrimenti, sennò che ce l'hanno <ride> ecco regalato a Ecco Il cartellino fare, giallo. Allora, D'Amingo, da, da, da Macchia Valfortore, paese al quale sono legatissimo, eh, grande saluto a tutti voi, buon lavoro e a tutta la redazione. Siete encomiabili, poi ne leggo un altro tantissimi auguri di buon Natale, buon anno a tutta la redazione sportiva, un bacio ad Anna Lisa dovina grazie. Vittorio Reale ah, grazie ciao Vittorio, Vittorio. un anche saluto a te e a tutta Riccia, so che Riccia è un paese dove ci seguono veramente con tantissima attenzione con tantissimo affetto allora abbiamo detto che non era rigore, andiamo un attimo con Rosanna Esposito sempre se eh, naturalmente perché vedo nel monitor di controllo che c'è stata un'invasione nella nostra redazione di Isernia. Però eh, Rosanna facciamo un paio di domande ai, ai tuoi ospiti che, sono anche, che guidano la classifica del campionato d'eccellenza. Sì, certo, eh, Mario, eh, insomma un, un progetto. Che si è costruito a macchia piano piano, un passettino alla volta. Uh, avete, avete costruito questa, questa squadra uh, e poi soprattutto avete uh, fidelizzato, avete catturato l'interesse del il tifo della, del paese. Sì, sì, effettivamente, sì, effettivamente abbiamo costruito in questi anni. Tieni presente che nel 2010-2011 Macchia è ripartita con la terza categoria. Abbiamo costruito piano piano, avendo tutti questi anni diciamo, di esperienza del settore, insieme agli amici che secondo me la forza maggiore è lo staff tecnico, perché io prima di iniziare qualsiasi organizzazione punto sempre a, preparare, cioè a cercare lo staff tecnico più idoneo possibile, perché tutto da lì dipende. Che se tu vuoi prendere qualsiasi giocatore e poi non hai uno staff tecnico all'altezza è come non fare niente. Ecco, staff tecnico all'altezza Filippo Argano, non sta dicendo il presidente non lo dice giusto perché sei presente qui, però insomma un, uh, un, uno staff di tutto, di tutto rispetto, un, uh, avete anche a disposizione Filippo giocatori uh, che fanno la differenza in questo, in questo campionato. Buoni giocatori, ottimo staff, chiudete il girone d'andata con, insomma, prima in classifica. Eh sì, è vero, siamo, abbiamo chiuso con più 5 in questo girone d'andata, diciamo, devo dire il vero, al di là di, di ogni rosea aspettativa, perché, come abbiamo sempre detto, il campionato quest'anno è più difficile, è livellato verso l'alto. Però noi, come dici tu, abbiamo costruito una squadra secondo alcuni criteri, e abbiamo preso giocatori insomma, che in questa categoria, come hai detto tu, fanno la differenza e l'hanno già fatta in campionati passati e quindi gente di nostra fiducia. e Abbiamo la fortuna soprattutto di lavorare in un ambiente sano, di, di fare quello che dobbiamo fare in tutta tranquillità, e grazie agli sforzi di Mario e anche all'aiuto del presidente Stasi e di tutte quelle persone che stanno attorno a noi però niente che vuoi insomma questo anche soprattutto questo fa la differenza come prima abbiamo le ho parlato del campo basso insomma di altre, eh, di altre società che, non, eh, che hanno insomma anche difficoltà a creare un, un ambiente sano eh, a macchia c'è a macchia c'è Filippo a macchia c'è serietà a macchia eh, prima mi hai, mi hai detto che eh, a te sono arrivate anche altre proposte dalla Lega Po, però tu hai detto io le a Macchia perché qua c'è un progetto serio, qua si sta bene. Sì, sì, sì eh, dicevo sì, eh, grazie a Dio qualche proposta diciamo, mi arriva, però io quest'anno ho accettato il progetto di Mario, il progetto di Macchia perché è un progetto serio, un progetto insomma, che ha che ha, diciamo, può avere un proseguo diciamo, negli anni e poi perché l'amicizia che mi lega a Mario è tale da, diciamo, da non, non poter lasciare insomma, questa, questa avventura e poi insomma, ci vogliamo levare delle soddisfazioni che se tutto, insomma, se tutto va bene facendo con insomma, ancora è presto c'è tutto il giorno di ritorno da giocare però insomma, siamo sulla buona strada e già siamo contenti per tutto quello che abbiamo fatto Bene, allora insomma noi ti, Mario ti facciamo, facciamo i complimenti a te e alla società per, soprattutto per la, per la serietà, a te direttore. Grazie. Va bene, Andrea De Vita, eh, si vive molto, nelle. tu, tu sei in Molisano, l'hai detto prima, torni tutte le domeniche qui ad Agnone, in Agnone come si dice, eh, eh, c'è bisogno di gente che abbia passione, che... Beh, io credo di sì, diciamo, è l'anima la, di tutti i lavori e tutte le attività, anche lo sport in particolare, quindi questa è una cosa che credo diciamo, eh, deve esserci sempre, muove appunto soprattutto nello sport, in particolare anche nelle persone che non sono sportive ma che amano per esempio lo sport eh, oppure vedere lo sport, come succede nel mio paese perché lo sport è molto amato, Agnone ha eh, molto speso soprattutto nei, nei cittadini per far sì che eh, Agnone anche... Diciamo, eh, parlo anche di soldi, ma non solo di soldi, proprio di passione, perché l'Agnone va avanti con l'attività sportiva. Parlo anche della pallavolo, per esempio, che è un altro sport che Agnone è molto, è molto sentito e molto seguito. Sicuramente. Leggo ancora eh, dunque eh, buon Natale, sempre da Macchiaval Fortore allo staff di Telemolise. Uh, dunque, periodaccio, tanti infortuni, parla della squadra il presidente del Macchiaval Fortore. Comunque, insomma, un, um, auguri veramente di cuore. Di uh, buon Natale, poi questo è un altro amico Vittorio Romano, Enzo, che conosci benissimo. Ciao, Antonio, augurissimi di buone feste a te, famiglia, tutto lo staff di Telemolise Sport. Grazie, perché quando ricevi gli auguri da un amico, che tra l'altro è anche uno sportivo, per me è il massimo, insomma, è il massimo. Della libidine, della libidine insomma come dicevano qualche anno fa eh, a Drive-in <ride> esattamente la trasmissione era Drive-in me ne sono ricordato allora il Termoli Annalisa ha perso in casa sì contro il Riccia direttore perché il Riccia lo ha battuto con due gol e anche qui possiamo vedere il servizio di Pino Somma che era per noi a seguire la partita Cade in casa il termine in ultima giornata di andata del campionato di Eccellenza. Lo fa contro il Riccia. Doveva essere una domenica di festa per il poco pubblico presente sugli spalti al Gino Gandarsa. Invece il Riccia con una gara accorta, tatticamente perfetta, è riuscito a tirar via i tre punti dal Gino Gandarsa. Partono bene proprio i ragazzi di Mister D'Amico che riescono a macinare un buon gioco, ma soprattutto sono abbastanza attenti qui al quarto. Il primo tentativo è da parte di Mauro Del Zingaro con la gran risposta di Melficher. Riesce a parare il sedicesimo. Morsillo viene eh, impostato da Silla che eh, gli offre un ottimo pallone. Il tiro a rientrare da parte del numero 7 di Foggia con la sfera che termina alta sulla traversa. Il termoli, però, è lì a guardare: si fa vedere soltanto in rare volte, e soprattutto con tiri abbastanza da lontano. Qui al ventunesimo. Ci prova Polzella, tiro a giro che non inquadra lo specchio della porta e si spegne sul Termoli, sul fondo. Fra, il, fra i giallorossi manca effettivamente un punto di riferimento in attacco. Ci si fida soltanto di Coffì. Qui la conclusione del colore dal 26esimo con la spera di un niente sul fondo. Ventinovesimo ancora riccia con la triangolazione Frasilla e Morsillo. Se ne va l'attaccante la sua conclusione che non inquadra lo specchio della porta con le immagini montate da Alessandro Nardella eh, siamo nella ripresa un termoli diverso quello che va in campo un termoli che vuole sbloccare la partita al secondo ci prova subito Coffì lungo lancio in profondità prova il tiro a giro con la sfera che eh, termina va a far la barba al palo e termina sul fondo capovolgimento di fronte sin sì là con la sua velocità si presenta a tu per tu con Melfi che si salva con una zampata riesce a deviare la sfera in calcio da Minuto numero 12, l'occasione più ghiotta per i giallorossi, la punizione di Polzella che si stampa sul palo e torna incredibilmente sul rettangolo di gioco, ma qui si spengono anche i sogni di gloria di un Termoli che man mano ha mai una bandiera bianca, deve cedere sotto i colpi di un Riccia. Qui Spatola gira bene di testa sul cross, ficcante dalla destra con la sfera che termina di poco sul fondo, siamo vicini al gol del Zingaro, fa le prove, la conclusione in corsa con Melfi che non riesce a trattenere la sfera, poi si lama sulla linea, è bravissimo Lorito. Ad evitare eh, il capitombolo la rete nell'aria viene costruita al minuto numero 32 con eh, l'azione per del zingaro. Che riesce a trovare il lob vincente con il piazzato al 32 un pallonetto buono, un mezzo pallonetto buono che riesce a trafiggere Murphy per il gol del vantaggio. Quello che dà in là alla vittoria del Riccia, che riesce a trovare il colpo del Calpao. Definitivamente eh, due minuti più tardi, con l'incursione di Morsillo, decide di fare tutto da solo, 38 entra in area di, di rigore, di forza, con il sinistro sull'uscita di Murphy, deposita in rete, il gol del 2-0. Quello della vittoria, quello che consente al Riccia di espugnare il giro cannarsi e portare a casa tre punti d'oro Devo dire anche abbastanza meritata mi sembra, eh? visto le immagini il successo dell'Olimpia Rich contro un Termoli che mi sembrava abbastanza stralunato, poi ne chiederemo veramente ragione al mio amico presidente Carminuccio D'Angelo Allora Annalisa, vediamo la pagella Sì, vediamo la pagella dei ragazzi della città adriatica La pagella in collaborazione con è grande, comodo e con un ampio parcheggio. È il nuovo punto vendita supermercati gran risparmio a Termoli. In via Corsica 177 a Termoli, nuovo punto vendita supermercati gran risparmio. Melfi 6, Lorito 5, ,5 Ronzitti 5, Pezzotta 6, Scarpone 5, Caggiano 6, Caruso 5,5, ,5, Buonavoglia 6, Coffi 5,5, Polzella 6, Gagliano 6, ed entrato ad aprile senza voto, Ciavarra 5 e Del Casale senza voto. Allora, eh, dunque, sì, ah, questo è un altro amico, Enzo, tu te lo ricordi, veramente quando, quando mi mandano gli auguri questi amici, veramente fatico a trattenere veramente le emozioni. Tonino Del Cioppo, storico accompagnatore del. Campobasso, lui e Pietro Fasolino ai tempi della C1 ai tempi della Serie B insomma veramente gente che mi è rimasta nel cuore, tanti auguri a te Antonio, a tutto lo staff da Tonino e famiglia Tonino mi hai fatto emozionare tanta salute a te, a tua moglie a tuo figlio e naturalmente a tutte le persone a te care insomma queste sono persone che veramente portano il cuore, Enzo 5 punti di vantaggio al girone, eh, alla fine del girone d'andata, al giro di Boa, diciamo, è abbastanza tranquillizzante per il macchia. Oddio, credo che alla fin fine stia diventando uno scontro a due con il Vasto Girardi, non credo che sia ancora così tranquillizzante, credo che lo sappiano anche loro, perché il Vasto Girardi, a differenza di qualche altra squadra, si è rinforzata parecchio, loro, loro anche lo hanno fatto, quindi sono una grande squadra. Staff tecnico e di altissimo livello, però credo che prima di dire che sia finito il campionato, ancora bisogna un po' aspettare perché hanno una degna rivale. Quindi, insomma, eh, calma e sangue freddo. Ma, ma credo che lo Però è si... meglio averli 5 no, punti no, in no, più. No, sicuramente è meglio averli. Come diceva e... Catalano il filosofo di Renzo Arbor: è meglio dal vivo che dal morto. No, no, no quello sicuramente. <ride> meglio averli 5 <ride> punti in più che 5 punti in meno. Annalisa, al volo, ti ha colpito qualche messaggio? Vedo che stai. Eh, sì, direttore, tantissimo. ne arrivano tantissimi. Comunque, visto che abbiamo qui i nostri ospiti, è giusto eh, dedicarli i messaggi che i nostri telespettatori mandano. Ne è appena passato uno per Lorena: Dicono che sei un esempio delle eccellenze Molisani. Tanti messaggi anche per il dottor De Vita, un grande ortopedico e grande orgoglio Molisano. Eh, ce n'era anche un altro sempre per. Il dottore, adesso appena lo ritrovo, vediamo qui. Va ne ho beh, tantissimi ne Ah, ortopedico con i fiocchi, basta con le improvvisazioni, sempre riferito all, invece al Campobasso, forza Guglionesi, Peruccia e Minadeo avete tradito i Campobassani. Forza Olimpia Agnonese, auguri dal Rocca Ravindola. brindisi a questa bellissima trasmissione e a tutto lo staff Piero Cristoforo. Eh, ce ne sono tantissimi. Ah, Mario Mariani, Porta Lindi. Eh, Todino, girare sul ah, Todino eh, girava sul campo basso, non è che ah, torna? Mi auguro di no, per lui. <ride> francamente, io per il bene che gli voglio a Giuseppe Todino, mi auguro che sia venuto soltanto a trovare degli amici perché insomma, mettersi veramente in questa banda, veramente eh, banda nel senso voglio dire musicale, eh, sia ben chiaro perché poi qui eh, si possono avere. Eh, interpretazioni diverse io parlo di bande musicali quindi non sarebbe, io mi auguro di no che Todino se ne stia tranquillo dove sta giocando lui perché francamente venire qui e mettersi in questi casini non penso che sia eh, non sia eh, un, un fatto assolutamente positivo per lui però se vuole tornare noi lo ospiteremo anche qui, sempre se cesserà il silenzio stampa. Voi non lo fate, voi delle Acli. Oh, no, non cesserà il silenzio stampa. Silenzio stampa. No. Tanti auguri di buon Natale dalla famiglia Cappelletti. Grazie, grazie alla famiglia Cappelletti. Allora, ci fermiamo un attimo. Sì, andiamo in pubblicità, puntata 1079, tra pochissimo per gli altri servizi di questa giornata. Allora, siamo sempre qui, puntata numero 1079. 1079. Voglio vedere se stai attenta perché, se no, ti interrogo insieme a Lorena di Pasqua. Allora, questo è un altro augurio che mi fa veramente emozionare. Auguri di buone feste a te, famiglia Gaudiano Capone. Grazie, Gaudiano. Lo so che ci stai seguendo da Montella, eh, tuo paese in provincia di Avellino, credo sia provincia di Avellino, sì, perché è vicino a Mercogliano. Io mh, ti mando tanti auguri, eh, soprattutto di tantissima salute, ne approfitto per farli anche a tuo padre eh, e a tua madre e quindi veramente grazie per questo messaggio che testimonia veramente l'affetto al di là delle vicende sportive, perché eh, il fatto che poi sia finita la vostra avventura qui a Campobasso non significa che avete chiuso i ponti con me e di questo veramente vi ringrazio e mi invita ancora ad andare avanti in questo lavoro perché significa che quando c'è eh, continuità evidentemente la gente poi se ti apprezza evidentemente hai fatto anche qualcosa non di buono però di onesto e sincero io non voglio fare le cose assolutamente buone io le, io le faccio sempre con onestà e sincerità qui non ci sono veli non ci sono Assolutamente potete chiedere gli ospiti che sono venuti stasera, ma quelli che abbiamo avuto in 30 anni non abbiamo mai concordato nulla con nessuno e ne andiamo fieri. E quindi l'onestà e la sincerità alla fine sono ripagate proprio dall'affetto della gente. Annalisa, abbiamo Campo di Pietra a Spinete. Sì, Campo di Pietra a Spinete, match terminato 4-0, ha seguito per noi il match Antonio di Monaco. Il campo di pietra si regala un poker salvezza sotto l'albero impacchettando uno spinite generoso ma spuntato. Per metà tempo le squadre giocano a specchio senza trovare la bella trama del reame verso la porta avversaria. Al ventitreesimo il primo tentativo targato campo di pietra, suggerimento di Guglielmi dalla destra, ma moffa non arriva per un soffio. Alla mezz'ora però arriva il punto di rottura del match. Mercuri protesta per una punizione non assegnata proferendo parole irriferibili e l'arbitro Matarise di Termini lo manda anzitempo sotto la doccia. Al quarantesimo si scuote il campo di pietra, spunto pregevole di Guglielmi che spara dal limite ma Doganieri c'è. Sull'angolo successivo Azzurro rimette in mezzo e pesca ancora Guglielmi che fa centro per l'1-0 rossoblu con cui si chiude anche la prima frazione di gioco. Nella ripresa lo spinete, dopo nemmeno un giro di lancetta, sfiora il pareggio con questa percussione di la penna che serve cornacchione, il quale in diagonale non trova la potenza giusta. Al quinto, però, ci pensa Cefaratti a mettere tutti d'accordo. tagliato di Moffa per il 9 Rossoblu che si gira e fulmina Doganieri per il 2-0. Lo Spinete non ci sa, nella punizione velenosa di La Penna, testa i riflessi di Fratangelo, che si allunga e toglie la palla dall'angolino. Al nono, il campo di pietra dà un altro strattone al match. Discesa di Leccese, Palla radente al centro e Cefaratti di Rapina, timbra per il 3-0 rossoblu. Non basta ancora, Guglielmi lavora un buon pallone sulla destra, apparecchia al centro e l'uovo entrato Cappelletti non ha alcuna difficoltà a spingere in rete il pallone del 4 0. Nel finale il campo di pietra potrebbe incrementare il bottino con Borrelli, che impegna a doganire dalla distanza, e poi ancora con un'iniziativa, partita dai piedi del centrocampista rossoblù, che non trova la zampata vincente. Ma tanto basta il campo di pietra per chiudere l'anno solare e il giorno di andata con un successo, che la rilancia in zona salvezza, mentre lo Spinite dovrà chiedere a Babbo Mercato, uomini di esperienza, per inseguire una salvezza difficile ma non impossibile. Allora, questo il servizio continua a ricevere messaggi. Allora, questo, eh, dunque, ciao Antò, sono Domenico Spina, abbonato a Lupo, pur vivendo a Termoli. Credo che eh, Minadeo non meriti attacchi così duri, eh, mi dice il mio amico Domenico Spina. Io eh, rispetto, vedi, lo leggo questo messaggio, eh, non so a che cosa ti riferisci, se ai messaggi che passano o a me in particolare. Se ti, i messaggi non sono responsabile io, perché evidentemente per noi un messaggio, quando non è volgare, noi lo mandiamo in onda per una forma di rispetto anche nei confronti di chi lo scrive a casa. Se ti riferisci a me, io penso che Minadeo abbia fallito sia l'anno scorso perché con ipotetici soldi a disposizione aveva allestito una squadra che poi con cappellacci, che eh, sappiamo com'è andata, quest'anno con pochi soldi per me ha sbagliato uguale perché la squadra che ha eh, allestito quest'anno alla fine è un qualcosa di molto vicino alla mediocrità. Quindi, io faccio questo tipo di critica che mi sembra una critica calcistica. Non c'è niente di personale se io dico che un direttore sportivo non ha fatto bene il suo lavoro. Non è assolutamente una cosa personale. Quindi se ti riferisci a me la mia risposta è questa. Se ti riferisci ai messaggi, se non sono volgari noi li mandiamo in onda. E abbiamo letto anche il tuo, insomma, come hai visto proprio in questo momento. Comunque ti auguro... Veramente tanta salute e buon Natale anche a te. Vediamo le pagelle. Sì, analizza. le abbiamo entrambe, partiamo da quella del Campo di Pietra. La pagella in collaborazione con Farmacia De Socio, prodotti veterinari, cosmetici per l'infanzia e fisioterapici. Si eseguono analisi del sangue e delle urine complete a Campo di Pietra, a pochi minuti da Campobasso. DM Service. Trasporti e traslochi nazionali e internazionali. Pacchinaggio e falegnameria. Deposito mobile. Preventivi gratuiti. Fratangelo 6, Leccese 6,5, Meo 6,5, Bredice 6,5, Lombardi 6, Antoniani 6, Moffa 6,5, Borrelli 6,5. Cefaratti 7 e mezzo, Zurlo 6, Guglielmi 7 sono entrati Cordisco e Moffa con 6 e Cappelletti 6 e mezzo. Ed ora possiamo vedere anche la pagella dello Spinete. La pagella in collaborazione con la qualità offerta da MG Arredamenti conquista proprio tutti. Nel nuovo showroom di Boiano in via di Biase, cucine, camere, salotti, camerette, soggiorni e complementi d'arredo delle migliori marche. Doganieri 6, Mercuri 4,5, Di Bartolomeo 5,5, ,5, Ianni Ruberto 5,5, Rossini 5, Diamante 5, Palermo 5, La Penna 6 e mezzo, Franraccio 5 e Fran mezzo, Rossetti 5, Cornacchioni 6 e sono entrati Di Sisto e Barile entrambi con il 6 e Ciamarra senza voto. E tra l'altro proprio a supporto di quello che dicevo poco fa, qui abbiamo Enzo Nunziata che eh, insomma, nella sua, lui ha avuto una carriera da portiere, un anno in particolare, ti ricordi Enzo? No? Il, era l'anno 87-88 che Il Campobasso arrivò quarto sì. e tre andarono in Serie B, Fe tu facesti un grande campionato con due errori: uno sì. contro il Francavilla, se mi ricordo un altro, mi pare il Monopoli. Dico esatto, bene sì. eh. allora, eh, all'epoca dicemmo che avevi sbagliato. E sono passati, ho detto 87-88. Sono passati per noti principi matematici, qualcosa, quasi 30 anni, anni insomma, sì. no. eh? sì, esatto. e siamo rimasti sempre amici. Certamente, eh, perché se voglio dire, la critica è calcistica, eh, 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 io mi sono sempre mantenuto sulla critica, voglio dire, vedendo le partite. Qualche settimana fa avevo parlato di una situazione relativa a degli errori tecnotattici. Vabbè, poi voglio dire, lascio il tempo che trova qualsiasi reazione. però ti voglio dire, quando c'è onestà, anche in questo. All'epoca non ti sei, cioè, ti sei arrabbiato un po', di la verità. Vabbè, arrabbiato un po' no, che significa? È normale che cioè, ci rimanevo male perché purtroppo erano momenti che sapevo anche io che erano importanti. Anche perché molto spesso alcuni determinati campionati cambiano anche le carriere. cioè eh certo, non se non si solo, vinceva il campionato esatto, Non, non solo del, diciamo, delle squadre, ma anche dei, dei, dei giocatori. Sicuramente non l'hai fatto apposta, no? Esatto, esatto. Anche, anche degli stessi giocatori. Però è normale che un giocatore se sbaglia, lo sa, eh, ci rimane male, eh, si rimbocca le mani che cerca di far meglio. Quindi, eh, insomma, tutto sommato, eh, io eh, cioè, ho risposto è, il mio, è la mia opinione. Tu la puoi pensare diversamente. Tu puoi pensare che il lavoro del direttore sportivo sia stato ottimo. Per me è così. E, e non c'è niente di personale. Questo tento. No, insisto nel ribadirlo perché se no come dicevano Bud Spencer e Terence Hill, altrimenti ci arrabbiamo. Insomma, e non è il caso, visto che siamo anche nella puntata natalizia. Allora, vediamo un altro servizio. Annalisa, il Gambatesa, che ha perso in casa. Sì, direttore, ha perso in casa e possiamo vedere insieme il servizio. Prima Amara. Per Simone Salinno sulla panchina del Gambatese, il player manager esordisce con una sconfitta contro il sesto campano che passa al Venditti 3-1. Dirige il signor Saluppo della sezione di campobasso. Il primo acuto è di Marca Locale al sesto con un colpo di testa di Di Virgilio che, da due passi, non impone forza alla sfera e russo blocca. Passano 60 secondi e Biancoverdi vanno in vantaggio. Sulla punizione pennellata da Salinno Santoro di testa in sacca alle spalle di Russo. Strada in discesa per il Gambatesa che non ha però fatto i conti con un sesto campano cinico e grintoso. La formazione di Cecchino si fa vedere al dodicesimo con un colpo di testa di Rossi e poi pareggia al ventesimo con Rufo che controlla un lancio dalle retrovie e fa secco Capobianco. Il Gamba tesa prova a reagire, si fa vedere al minuto 24 con Cucciniello. La sua conclusione è deviata in corner. È però un fuoco di paglia perché il sesto campano mette la freccia al minuto 27. Palla a rufo che viene contrastato, ma la sfera termina a capaccione bravo a firmare il sorpasso. 2-1 per il sesto e tutto da rifare per il Gambatesa. La formazione ospite cala anche il tris prima del riposo. Corre il minuto 33 quando un tiro di Rufo viene intercettato con la mano da Santoro. Per saluppo e rigore, dal dischetto va marziale che non sbaglia. Con le immagini di Carlo Pistilli passiamo alla ripresa. Parte fortissimo il Gambatese, pericoloso con un colpo di testa di di Virgilio. Tocca poi a Conte esaltare i riflessi di Russo al 23 su punizione, ma è solo corner per il Gambatesa. La formazione di casa cerca di accorciare le distanze e il sesto agisce in ripartenza, come al 37 quando fa accenda costringe Capobianco agli straordinari. Il portiere biancoverde si rifugge in angolo. A due minuti dal termine del match il sesto resta in inferiorità numerica. Capaccione, richiamato in banchina, perde tempo prima di uscire dal campo e viene ammonito per la seconda volta. Il Gambatesa chiude l'anno con un KO, mentre il Sesto Campano si conferma a squadra quadrata e ben messa in campo e porta a casa tre punti pesanti per la classifica e per il morale. Va bene, vediamo la pagella del Gambatesa Annalisa. Sì, la vediamo insieme, vediamo i voti dei ragazzi. La pagella in collaborazione con... Molise Distributori Automatici Saeco, installazione e manutenzione di Franco Longo. Telefono 368 34 80 Capobianco 049. 5,5, Bruno 6, Santoro 6, Mancini 6, Conte 6, Di Lalo Luigi 6, Cappelletti 6, Salinno 6,5, Di Virgilio 6,5, Del Zingaro 6,5, Tosches... Sei e sono entrati Pizzuto e del Re senza voto. Va bene, allora eh, mi fa piacere questa aggiunta di messaggio perché il mio amico Domenico Spina, quello che mi ha chiamato poco fa su Minateco, mi dice certamente non mi riferivo assolutamente a te. Perfetto. Nel messaggio parlavo solo di attacchi a livello personale. Va bene, chiarito. Abbiamo capito tutto, grazie a Domenico che sei tifoso del lupo e ci segui da, eh, da, da Termoli. Allora, a proposito di Termoli, andiamo un attimo con Pino Somma, perché è passato anche un messaggio. Fate parlare Andrea Perazzelli. Siamo tutto orecchie. Sì, con noi Andrea Perazzeri, allenatore del Mafalda, compagine che disputa il campionato di prima categoria, oggi è uscita una sconfitta sul campo del Sant'Angelo eh, Limosano, però voglio dire, Mafalda che ha ritrovato questa squadra, l'anno scorso con i playoff è arrivato al campionato di prima categoria, è un campionato dove dovete lottare, mister, per raggiungere la salvezza. Ma, ma cosa dobbiamo dire? Purtroppo il campionato non è iniziato sotto i migliori auspici, però noi non vogliamo mai, siamo sempre concentrati. Con l'aiuto della società che c'è sempre vicina, sono arrivati dei giocatori importanti in settimana. E quindi sono sicuro che dopo la sosta, dall'8 gennaio, tutti dovranno vedersela con il Mafalda Calcio. E penso che da qui alla fine di partita ne perderemo sei poche. E quindi, tutti insieme, uniti, dalla dirigenza, adesso facciamo tutti quanti un Buon Natale, vogliamo l'occasione per dare un augurio di Buon Natale a tutti i ragazzi che ci conoscono, che mi conoscono, del Mafalda, di tutti i paesi, di Molise. E insieme una, 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 una tale di, di tanta serenità e pace e il nuovo anno ci troveremo tutti insieme delle grandi soddisfazioni. Senti, tu arrivi tra l'altro da, da Palata, eh, quella zona, quel, quella fascia di terra del Molise soffre tanto perché il calcio fino a qualche anno fa era abbastanza rilevante. Oggi ci sono dei paesi, proprio eh, fra l'altro Palata, dove il calcio purtroppo non c'è più. E purtroppo questa è una grave becca vedere vedere cambi chiusi come quello di Palata, che c'è una storia importante a livello calcistico, come anche il cambio del Montenegro, di Petacciato. Purtroppo speriamo che sia solo un periodo passeggero e che al più presto anche i campi storici come questi che ho appena detto tornino presto ad aprirsi e a fare calcare i ragazzi che diventeranno magari giovani talenti de, del nostro futuro. Diciamo così. A Mafalda è il calcio è ripartito perché Mafalda ha fatto anche il campionato di eccellenza Molisana, poi è venuta meno, c'è stata la fusione col San Giacomo, poi piano piano sono ripartiti. Risponde il pubblico a Mafalda, risponde la cittadina di Mafalda. Ma come sempre diciamo anche l'esempio del Cambobasso, quando le cose non vanno bene, i tifosi si allontanano, però io voglio dire che il vero tifoso si vede anche nel momento che le cose non vanno male, perché è troppo bello esultare quando si vince. Ma i tifosi, il vero tifoso sta vicino alla squadra anche quando le cose vanno male e ti può, anziché magari scrivere messaggi e eh, criticare la società, e voglio dire a tutte quante le tifoserie, cioè ti fate le proprie squadre, perché tutti insieme si può uscire dai momenti delicati, quindi Ma Mafalda non sono tantissimo presente, però sono sicuro che appena le cose andranno meglio si vedranno più gente allo stadio. Per chiudere battuta su questo girone B di prima categoria, in testa c'è il Carovilli, c'è anche il Trevento, che è una nobile decaduta in questo girone. Guarda, sono delle squadre davvero dure, hanno tutti elementi, almeno 4-5 elementi di qualità, di categoria superiore, almeno le squadre che stanno dai primi posti. Eh, secondo me sarà una bella battaglia fino alla fine, Oggi abbiamo giocato anche con una squadra molto fisica come Sant'Angelo e Limosano, penso che con Lagnone e con Ferrazzano si, si accontenteranno fino alla fine, però sono sicuro che potrà essere una sorpresa con la squadra di Cambobas e Quartiere nord, mi pare che lì penso che alla lunga la proprio loro, però noi, come ho detto prima, tutti quanti ce la vedranno dura il giorno di ritorno con il Mafalda, qui lo dico proprio. spero di venire la prossima volta in studio, vi ringrazio di tutti di avermi ospitato. In modo che le cose andranno meglio, vediamo se ho avuto ragione io che la squadra si risolleverà presto. Va bene, va bene, va bene, grazie. E abbiamo sentito anche il tecnico della Mafalda, Lorena. Passati parecchi messaggi per Lorena. Eh? Tanti complimenti per i suoi abiti, hanno avuto modo di vederli sia durante la puntata di Telemolise nel cuore, magari qualcuno li avrà visti ecco, adesso qui durante la trasmissione quindi eh, continuano ad arrivare tanti complimenti sia per te che per il dottore per l'eccellenza Molisane, soprattutto perché siete giovani Allora, che dire eh, Enzo Nunziata voi attività la grande, no? Sì, diciamo come attività stiamo seguendo cercando di, di, di seguire le orme di Antonella e Antonio naturalmente adesso non è facile portare avanti le scuole calcio noi abbiamo anche in gestione il nostro campo giù a Selvapiana, sul quale naturalmente non, non siamo solo noi ad usufruirne, ma ci sono tante, tante altre squadre, visto che dobbiamo offrire anche un servizio a tante squadre che hanno necessità di avere un impianto per fare sia gli allenamenti che le partite. E non ti nego che gestire una situazione del genere inizia a diventare non complicato, però impegnativo. Una scuola calcio richiede attenzione. Eh, bisogna stare attento anche a cose, a problematiche di natura fiscale, economica, insomma, è una piccola azienda a tutti gli effetti. Onestamente, quindi ci vuole tanta attenzione. La fortuna, è che grazie ad, ad amici e persone che ci sono vicine, riusciamo a farlo in modo ottimale. Naturalmente cercando anche di coniugare con, con i risultati, anche, anche, anche se l'obiettivo principale è quello di, di, di far divertire e giocare i ragazzi. Ecco perché forse. Ancora di più, anche per noi scuole calcio un po' dell'Interland, si avverte la necessità di avere un riferimento importante con una squadra del capoluogo. Eh, purtroppo l'anno scorso avevamo un ottimo rapporto con il, eh, con, diciamo, con il campo basso per quanto riguarda il settore giovanile, quest'anno è stata un pochino più tribolata la cosa, abbiamo avuto un po' di problematiche, anche se ora lo stesso siamo riusciti ad avere, a stabilire una sorta di collaborazione, visto che la Juniores alla fin fine è formata da, da ragazzi diciamo della nostra scuola calcio, Scuola Calcio del Mirabella e qualche altra scuola calcio dell'intorno. Naturale che speriamo tutti che il Campobasso, quanto prima, possa tornare in categorie più importanti perché sarebbe una vetrina per tutti i ragazzi murisani. Ecco. Sicuramente la speranza è veramente l'ultima a morire, come dice un proverbio, sicuramente più, 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 più antico anche di noi. Il Baranello ha vinto, Annalisa. Sì, direttore, ha vinto il, il Baranello. Sì, possiamo dare degli aggiornamenti perché il calcio femminile, eh, Ripa contro Alba, è finita 8-0. Abbiamo anche mar i marcatori del Ripa, segnato Ziccardi con doppietta, poi sempre con doppietta Iocca, eh, successivamente eh, parla Greco, Caruso, De Leo e Torrelli. Quindi, hanno stravinto le ragazze del Ripa e inoltre, direttore, possiamo dire che è terminata la partita tra Benevento ed Ascoli, 0-0. Eh, Va bene. Allora, volevo, allo ho visto passare un messaggio. Saluto naturalmente i nostri amici che ci seguono da Roma. Valentina, che ci segue tutte le domeniche. Eh, se fai vedere un attimo quell'alberello, perché alle spalle sì. abbiamo messo degli alberi di Natale, però, vedete questo alberello che mi hanno regalato qualche settimana fa due amici miei che vivono a Mestre. E io li saluto perché ci vedono via streaming. Quindi, sia Giorgio Lanza che Nadia, veramente un bacione a voi. Ci avete fatto questo regalo che terremo non soltanto nel periodo natalizio sul nostro tavolo, ma insomma lo conserveremo per tutta la stagione. Allora, dicevo, vediamo questo servizio. Sì, Baranello ha giocato contro il Biccari ed ha vinto 3-1. Vediamo il servizio di Gennaro Bustelli. Chiude nel migliore dei modi il girone di andata il baranello di Di Chiro che fra le mura amiche affronta il biccari ottenendo un ottimo 3-1. Ad arbitrare la gara è il signor Valerio De Castro della sezione di Campo ma andiamo alla gara. La prima occasione è di Marca Casalinga con la punizione di Di Chiro che viene parata in due tempi da Gabriele Silvestre. Al dodicesimo però il baranello passa in vantaggio. Di Chiro si libera dei suoi marcatori e spara da fuori infilando in rete alle spalle del portiere avversario. Poi la partita va un po' alla camomilla fino al 37 dove arriva la risposta del Biccari. Con questo calcio piazzato battuto da Checchia, che però non inquadra lo specchio della porta, ma il Baranello risponde e al 43esimo ha un'occasione incredibile con Venditti che da due passi fa palo-palo. Così si concludono i primi 45 minuti di gioco e con le magie di Dani Scarinci passiamo alla ripresa. Che si apre con un'occasione per il Biccari. Con il nuovo entrato di Falco che prova la conclusione, ma la palla sfiora solo il palo. Due giri d'orologio e rispondono i padroni di casa con Venditti che prova la conclusione, ma Gabriele Silvestre riesce a parare. Poco male perché all'undicesimo il baranello trova il raddoppio. Angolo di Antonello Niro va a staccare Paolo Antonio che incorna per il 2-0. Al tredicesimo cerca di accorciare il risultato il Biccari con la buona conclusione di Martino Silvestre, ma Manocchio gli dice di no. Ma al diciottesimo, i padroni di casa tirano giù il Tris. Ci pensa Di Chiro, che si gira e conclude freddando Silvestre, mettendo la firma sul 3-0. Poi la partita si riaddormenta e si risveglia solo nelle fasi finali. Infatti, al quarantesimo il Biccari trova il gol della bandiera con Donato Silvestre, ma non serve perché il Baranello riesce a chiudere così la partita. Termina così la gara. Baranello che raggiunge quota 22 punti in classifica, ma la testa è già sul girone di ritorno. Biccari che non è riuscito ad entrare in partita e probabilmente, come detto da Mister Di Franco, ha giocato la sua peggior partita. Ma nel girone di ritorno ci sarà tanto da lavorare. Sì, abbiamo la pagella. E quella del Baranello, pagella. La pagella, in collaborazione con... Laboratorio Niro, analisi chimico merciologiche igiene ambientale, sicurezza sul lavoro, a Campobasso, in via Toscana. Edil Niro, materiali edili, pavimenti e rivestimenti, arredo bagno, camini, stufe, zona industriale Campobasso. Manocchio 7, Muttillo 7, Pascarella 7, Niro eh, Luca 7, Paolo Antonio 7, Niro 7, Di Chiro Emanuele 7 e mezzo, Cutillo 7, Venditti 7, eh, Carroccio 7, Barone 7, sono entrati di Paolo e Pascarella con 7 e Tamburro senza voto. Va bene, è passato anche un messaggio. I portieri del campo basso sono senza preparatore, a parte che i portieri è rimasto un portiere perché l'altro Cotticelli se n'è andato. Sì, e quindi oggi in panchina c'era Mazzella che credo sia un sì. ragazzo della Juniores. Però già l'anno scorso c'era un 98, diciamo che l'anno scorso fungeva da terzo portiere. Diciamo sono due, si sì, so però che non c'è, che non hanno più No, no, di Codi mi riferivo a quelli che c'erano prima, non sì, che sì, non sì. sia portiere. No, no, per no, carità, esatto. eh, diciamo no, no. era il terzo eh. che c'era già che adesso è passato secondo. Il fatto sì. del preparatore dei portieri è vero, perché Stefano Vavolo non c'è più. È eh, andato ecco, via. Se volete sapere perché Stefano Vavolo non c'è più. Chiedeteglielo perché, se no, qualcuno poi dice che io infierisco. Però, evidentemente, non si trovava bene. Mettiamola, mettiamola, mettiamola così. Allora, eh, saluto nella nostra redazione di Termoli eh, Andrea Perazzelli del Mafalda. Quindi, grazie per essere stato insieme a noi. E poi, con Pino Somma, ci vedremo tra eh, qualche minuto perché insomma, la seconda parte sarà gestita. Da lui, grazie Andrea e torna a trovarci quando vuoi. Ma grazie, a voi è stato, grazie a voi, è stato un vero, un vero piacere. Ringrazio, ringrazio tutti quanti per questo evento. Colgo l'occasione per fare tutti quanti i auguri a Terri Molise, a tutti gli amanti del calcio, a tutto lo sport polisano, per un buon Natale e un buon anno nuovo. Di tanta serenità e pace per tutti i vostri familiari. Va bene, grazie a Perazzelli. Eh, saluto eh, anche nella nostra redazione di Isernia Mario Mariani, eh, che è il deus ex machina del Macchia, e eh, Filippo Argano. Io sono contento quando venite, ci venite a trovare perché eh, lo dico sempre: siete degli amici. Vi auguro veramente buon Natale, tantissima salute e eh, tutta la fortuna che meritate anche nel campionato d'eccellenza regionale. Grazie di essere stati anche stasera insieme a noi. Gra Grazie direttore e buonasera e tantissimi auguri a tutta la redazione, di buon Natale a voi e alla famiglia e a tutti quanti. Ci vediamo presto. Direttore, volevo fare se mi permetti, se mi permetti volevo salutare tutti i miei colleghi del corso WEFAB che stiamo svolgendo a Campobasso. E il mister Maestri Pieri l'hai fatto, l'hai fatto. Va bene. E auguri di buon Natale a tutti. Grazie, grazie anche a voi. Allora Annalisa, eh, Enzo, tu hai la cena, puoi trattenerti, fai tu. Oddio, no, ancora, un tanto ancora un po', tanto tra un po'. Insomma, siamo esatto. sì, per la terza. Fra poco lasceremo la linea a Pino Somma, perché stasera c'è la cena delle Agri. C'è la cena sociale delle Agsi con tutte le famiglie, i ragazzi. E guai Andiamo. se ci manchi, <ride> ci mancherebbe. Allora ci fermiamo. Andate. Sì, un'ultima pubblicità e poi ritorniamo per gli ultimi servizi. A tra poco. Puntata numero 1079 di domenica sport. Quando ricominceremo? L'8 gennaio sarà la puntata evidentemente fin qui ci arrivo, perché io in matematica sono veramente molto molto scarso, però insomma sarà la puntata 1080. 1080. Credo, no? Dopo il 79, insomma, fin qui ci arrivo. Allora, volevo fare una domanda a Lorena? Sì, eh, direttore, visto che si avvicina comunque il Natale è arrivato, arriverà anche il veglione di Capodanno, quindi, non so, Lorena, hai preparato qualche abito particolare per che quella colore è Che colore ha questa? Che colore Sì, no, vabbè, io ho preparato tutta la collezione che è in vendita da Luna Mora, ringrazio Pina perché mi ha dato fiducia da subito e ha preso i miei abiti senza sapere neanche chi fossi, quindi eh, mi ha dato subito fiducia. E, la nuova collezione è molto, molto diciamo, adatta al Natale e al Capodanno, è completamente eh, black, nera, con dei riferimenti dorati e bordeaux, quindi eh, per il Natale... Va benissimo. Il gran veglione, il genone di fine anno, <ride> sì, Black. Black, sì, il Black va sempre. Ah, no, black io ecco, mi volevo black. vestire quest'anno diversamente. Enzo, state attento perché se ti incontro, perché spesso frequentiamo... Il Coriolis, no? Lo possiamo dire. Eh, per il Gran Cenone di fine anno se non sei in black, in black. In black. tu Andrea, come decidi? Beh, accetto il suggerimento di Lorena black. e sì. Vabbè, black, sì. Tutta la vita. black tutta la vita. <ride> eh, io, io personalmente adoro il nero, quindi anche se la collezione passata invece era completamente colorata, il nero non c'era, quindi è un po' in contrasto, ho capito. E eh, Per esempio, consigliamo il dottore, il nostro amico. Uh, dottor De Vita, eh, volendosi vestire in black, la cravatta come, come la consigli? Cravatta o papillon? Papillon. Cravatta okay. E niente. non c'è pericolo che ti scambino per un cameriere, no? Ma no, no. No, e se ti metti l'abito la, 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 nero col papillon nero, magari un papillon non nero. No, un papillon colorato, ecco, un fantasia. E che ci consigli? Che colore um, ci consigli? Io consiglierei prima di tutto un puà, ecco un po' sì sì è molto, molto no bianco e nero no no vi prego no la juve no anche no, <ride> no, no. Cioè, finalmente una cosa no. <ride> va bene mia nonna diceva passa l'angelo e dice amen per dire che hai detto una cosa veramente come deve essere questo po' no molto colorato se di base c'è il nero eh, camicia bianca No, camicia bianca no. L'uomo con la camicia bianca no. Ragazza. Personalmente non, non amo la camicia bianca. Allora, come se la mettiamo che il dottor De Vita Andrea è un grigio? Vuole un grigio scuro, anche un blu scuro. Blu mm. e nero è molto bello. Allora, abito black, capito Andrea? Sì. Cravatta o grigio o blu scuro? No, niente cravatta. No, no, scusa, camicia o blu o, o blu o grigio? O grigio, sempre sullo scuro. Bene, cravatta, papillon? Papillon a uh, fantasia. Oh. Ecco. È fantasia che, Poire. Colore? Poire che colore? Ma ecco, dal momento che è tutto sull'oscuro, anche un colore acceso, un rosso. Stiamo sul capodanno, va bene il rosso. Dai. Rosso con palline con il bianche. nero, Ah, rosso e nero. nero. Dove eh. vai a capodanno? Andrea che ti venga a vedere. <ride> Beh, penso sarò agnone, quindi adesso eh, provo ad accettare i consigli. <ride> Invece, quando operi, eh, operi in verde o in blu? Normalmente opera in blu. Blu, perché sì. c'è questa... Sì, diciamo che dipende un po' dallo stile della struttura che accoglie o diciamo dallo stile del chirurgo, questo può, può cambiare, sì, sì, sì. Cambia colore? Sì, sì. Però sì, insomma sì. la sostanza nelle tue mani non cambia assolutamente? Ah, no, quello no, assolutamente Quello no, no. quello non c'è problema di colore. Va bene, allora Castelmauro Cerce... Sì, hanno pareggiato, il match è terminato 2 a 2, possiamo... sei vedere... contenta anche tu, perché tu sei tifosa del Cerce, lo so. <ride> no, sono contenta, dai, che pian piano. Dici la verità. Vabbè, Siamo a diciamo Natale. che Di la un minimo, mi fa piacere che il Cerce possa recuperare qualche posizione in classifica. Va bene, no, per retta lo sa, <ride> lo sa bene, quindi eh, vediamo questo servizio del Cerce che per noi l'ha seguito Dolores Calandrella. Il Castelmauro ha ospitato la formazione del Cerce Maggiore e va da per l'ultima giornata di andata. A dirigere il match il signor Bruscino, coadiuvato da Di Falco e Grigoli. In palio punti pesanti in ottica salvezza, punti che non hanno fatto la differenza per nessuna delle due compagini. È da poco passato il primo minuto di gioco quando il Castelmauro riesce a recuperare una punizione sulla sfera impicciatore che supera la barriera e piazza alle spalle di Splendido. Al dodicesimo ci prova Tedeschi con un tiro a giro, ma il tiro è de e termina tra le braccia di sedile al 14esimo è ancora Tedeschi con un tiro da fermo il tiro è forte di poco alto sulla traversa al 22esimo il Castelmauro che fino a quel momento ha dominato torna di nuovo a tremare ci prova Lepore ma con una mano sedile appoggia la sfera sui piedi di Tedeschi che tenta il tiro sporcato nuovamente da sedile e pronto Lepore spazza via Ruffini si rientra dall'intervallo al secondo minuto ancora Impicciatore su calcio piazzato ma la palla sfiora la traversa. Al quinto Bracone mette in aria, tenta la rovesciata a Caputo ma devia verso Troilo. La sua conclusione di sinistro sfiora il primo palo. Al quattordicesimo Caputo, servito da Pasciullo, porta il Castelmauro sul 2 a 0. Al ventiquattresimo, Sedile non si smentisce, esce avventatamente dalla sua area, ne approfitta Tedeschi che si lancia da oltre la metà campo e come un treno va dritto all'obiettivo. Castelmauro 2, Cerce Maggiore 1. Al trentesimo cross di Carpinelli su rimessa laterale sedile devia in angolo. Al trentatreesimo Carpinelli si porta in aria avversaria, la difesa respinge, la sfera finisce sulla testa di Ruffini, la conclusione è l'autorete, 2 a 2. Il Cerce Maggiore, dopo le impasse iniziali, ha dimostrato di reagire al nemico e di compattare la squadra, regalando un secondo tempo a vincente. La storia non si fa con i sé, ma se il Cerce Maggiore avesse potuto contare su altri 10 minuti di gioco, avrebbe potuto portare il risultato pieno a casa contro un Castelmauro sempre più disgregato. A 90 minuti dal fischio d'inizio, entrambe le squadre recuperano solo un punto. Vabbè, comunque sempre meglio, io e noi pensiamo sempre meglio di niente. Abbiamo le pagelle qui. Sì, abbiamo le pagelle e partiamo da quella del Castel Mauro. La pagella in collaborazione con... Bar della posta, aperitivi con stuzzicheria, colazione con pasticceria a Termoli in via Mario Milano. Sedile 5 e mezzo, Paciullo 6 e mezzo, Palazzo 6, Cisse 5 e mezzo, Caruso 6, Ruffini 4, Trolio 5 e mezzo, Consiglio 6, Caputo 6 e mezzo, Impicciatore 7, Manso 5 e mezzo e sono entrati Aufiero 6, Bracone 6 e mezzo e Mancini senza voto. Ed ora vediamo anche la pagella del cerce. La pagella in collaborazione con. Per un mondo differente, Eco Green! Eco Green, Via Duca d'Aosta, Campobasso. Aiutaci a differenziare! La leggi tu, Annalisa? La leggi? Citate il video? Allora, la leggi Annalisa. Ah, no, eccola, eccola qui. Eccola qui, qui, sì. Splendido 6, San Giovanni 7, Princic 6, Polsella 6, Di Marco 6, Lepore 6, Tedeschi 7, Carpinelli 6,5, Cannavina 6, Augelli 6, Ibeque 6, ed entrato Sabatino, sempre con 6. Va bene, è passata poi la risposta, no? L'hai letta anche tu Enzo, dice perché Stefano Vavolo se n'è andato e noi non l'avevamo capito, insomma. Comunque grazie al nostro telespettatore. Ci hanno mandato gli auguri anche da Rocca Sicura. Da Rocca Sicura, Beh, sì direttore. Tante volte tu non l'hai mai detto. Avevo... Sennò poi mi fai litigare con la mia amica, la signora no, Piscitelli e per... io non posso più passare per Rocca Sicura, insomma. è eh? eh, Giustamente, perché ci mandano gli auguri e noi... Li sì, erano no. già scritti direttore, li avrei lasciati per il finale insieme a tanti altri. Ass perché ne assolutamente sono sì. Allora, Quindi... eh, abbiamo anche la pagella del Molise che ha vinto 1-0 sul Roseto. Sì, vediamo la pagella del Molise. La pagella in collaborazione con... La Siesta, bar, pizzeria al tavolo e al taglio, ristorante con prodotti caserecci molisani. La Siesta, contrada Selva Piana, di fronte antistadio a Campobasso. Info 392 9102097. Petrone 6, Lombardi Elvio 6, Leone 6, Lombardi Riccardo 6,5, Pasqualone 8... Camarda 7 e mezzo, Amorosa 6 e mezzo, Cianfagna 5 e mezzo, Franciosa 6, Cannavina 7, Del Grosso 7 e mezzo ed è entrato Muccino senza voto. A segnare il gol decisivo del match il direttore è stato Pasqualone del Molise. Va bene, Luigi c'è un episodio. Sì, un episodio un pochino particolare in uh, Castelmauro Cerce Maggiore, possiamo andare con le immagini anche perché vediamo che il Cerce Maggiore parte in contropiede, il pallone per Tedeschi che sembra tutto solo, però poi vedete sulla linea di porta c'è uh, Ruffini che non sappiamo per quale motivo era proprio in quella zona di porta, anche perché inizialmente avevamo pensato ad un fuorigioco, perché vedendo questo passaggio per Tedeschi che va verso la porta del Castelmauro, poi Sedile li va incontro, ma sulla linea di porta c'è Ruffini, quindi in questo caso non c'era assolutamente il fuorigioco. Resta comunque inspiegabile al momento, non sappiamo se forse il difensore centrale si era fatto male, era fermo, però insomma resta una situazione molto molto particolare di gioco Andrea, appena abbiamo visto tutti quanti insieme abbiamo detto è fuori gioco, no? Beh sì Poi era comparso Effettivamente sembrava così, poi diciamo guardando bene il video si vede in fondo vicino nella, nella porta proprio il difensore quindi insomma a questo punto penso che sia tutto regolare Sicuramente sì allora, eh, dunque, eh, saluto Rosanna Esposito nella nostra redazione di Isernia. Eh, ciao Rosanna, grazie per essere stata con noi. Vi aspettiamo tutti, è inutile che lo dico, eh, martedì alle ore 17:30 al Coriolis per Ovviamente. la presentazione del calendario 2017 di Telemolise che è assolutamente gratuito. Certo, io saluto te direttore, saluto Annalisa, gli ospiti in studio a Campobasso, auguro un buon Natale, un sereno Natale a tutti i nostri telespettatori, e saluti ai, a degli amici che ci seguono in streaming da Padova e che dire, ci rivediamo ovviamente qui eh, l'8 gennaio buona serata a tutti e, e ancora buon Natale a tutti fatemelo aggiungere perché io lo dico sempre, dico sempre se Dio vorrà saremo qui eh, l'8 gennaio ancora qui insieme a voi Idiota. allora vado a Termoli eh, dove Pino Somma ha un pallone di football americano in mano infatti tra poco ci parlerà proprio di questa disciplina particolare vero, vero Pino? Direttore, parleremo di questa disciplina che è nata in Italia. È arrivata in Italia nel 1980 in Italia dal 1980. Non c'è mai non stata mai una squadra in Molise. Compare ed è nata ultimamente grazie alla passione di Pasquale De Filippo, che è qui con noi. Lo possiamo anche inquadrare, magari chiedergli una battuta al volo. Che ha portato il football americano praticamente dalla Lombardia, ehm, riuscendo a coinvolgere anche tantissimi ragazzi di Casacalenta, pensate sono 35 attualmente i ragazzi che gravitano intorno a eh, Pasquale Filippo, Pasquale te lo voglio fare io una domanda al volo, eh, hai trovato un riscontro incredibile in Molise, te l'aspettavi alla vigilia? Ma ti dico, in realtà non, non, non me lo aspettavo, però vabbè conosco questo sport da anni, so che i ragazzi rimangono molto coinvolti, quindi... Diciamo, è andata bene così, insomma. Il Molise era la pecora nera, adesso non lo è più. No, non lo è più, assolutamente, anzi, eh, cerchiamo di renderla sempre più protagonista. Partiamo da un paesino di 2200 abitanti e speriamo che cresca. Ok, Telemolise con voi nella seconda parte di Domenica Sport, parleremo di football americano, entreremo proprio nei meccanismi di questo sport che finalmente è anche nella nostra regione. Va bene, anche a Pinosomma e eh, tutta la nostra troupe di Termoli naturalmente vale l'invito dei martedì al Coriolis alle ore 17.30. Annalisa abbiamo questo... Servizio sì, ancora una di questa giornata. San Martino Ielsi terminata 0 a 2, il servizio di Pino Somma. Vediamolo insieme. Lo Ielsi spugna e continua a viaggiare nella zona alta della classifica. spugna il rettangolo del San Leo nell'ultimo anticipo del 2016, nell'anticipo della quindicesima giornata del campionato di promozione, una gara eh, accorta e tranquilla, quella della squadra di Mister eh, Domenico Martinelli che si riuscita a imporre per. Eh, 2-0 con un gol per tempo ma a partire bene la, so la squadra del Real San Martino al 17° mezzalingua mette in aria la, ehm, la sua conclusione con la sfera ribattuta alla grande da distasi al 22 ancora un'occasione importante per la squadra carrese con Alberta su punizione, eh, sfera lunga in profondità, D'Amico gira per la conclusione in corsa dell'esordiente D'Alesio con la gran risposta con i pugni uniti da parte di Distasi che si salva 32esimo arriva il gol, quello che sblocca la partita, il cross, il cross è di Lisi dall'out di destra, l'uscita a vuoto di Figliola, eh, la conclusione di eh, Cirenè, la risposta di Zuppone sulla linea che ribatte, arriva in corsa Azzullo che scarica in rete. Il vantaggio dello Iersi al primo tentativo la squadra di Martinelli trova il vantaggio al quarantesimo. Addirittura c'è l'occasione di raddoppiare la squadra. Dello Ielsi con Palmieri che mette in profondità Cirenei eh, salta in uscita eh, Figliola, ribatte momentaneamente la retroguardia del Real San Martino. Arriva Azzurro che da buona posizione calcia incredibilmente eh, sul fondo. 44esimo la punizione di Abbiuso con Distasi che si salva con la punta delle dita in calcio d'angolo sugli sviluppi Abbiuso ad angolo eh, con la conclusione con la sfera che eh, non riesce ad entrare nel sacco 47 esimo arriva la ghiotta occasione sempre nel primo tempo per la squadra dello yersi frittata difensiva con il fallo da ultimo uomo di alberta su Cirenei il direttore di gara l'ottimo Daniele Giuliano della sezione Termoli lì a due, due passi c'è il rosso per alberta il rigore che Cirenei sbaglia incredibilmente calciando alto sulla traversa con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa con la punizione eh, battuta da Barletta e la palata di Figliola al sesto minuto, ma al tredicesimo, una buona occasione per Cirenei. Con la sua conclusione di piatto che trova sulla, eh, sulla porta Figliola, pronto ad agguantare la sfera. Quindicesimo abbiuso, riesce a mettere in mezzo per Protzan che elude un attimo l'intervento di Stasi. Ma la sfera si spegne sul fondo. Al diciassettesimo, la partita come si suol dire va in ghiaccio. Zullo prova la conclusione in corsa, respinge Figliola sulla sfera con calma Arriva D'Urso che stoppa il pallone e lo scarica sotto l'incrocio dei pali, regalando il 2-0, ma soprattutto la vittoria definitiva a uno Jelsi che passa sul rettangolo del Real San Martino per 2-0. Va bene, qui abbiamo le pagelle, vero Annalisa? Sì, le abbiamo entrambe, vediamo inizialmente quella del San Martino. La pagella in collaborazione con Dal Semi al Raccolto, Aurora SRL Competenza, esperienza, innovazione in agricoltura. Aururi! Figliola 5 e mezzo, Zuppone 6, Mezzalingua 6, Tomeo 6, Alberta 6, Cocchianella senza Alberta voto, 5, eh. ah scusate, Alberta 5, Cocchianella senza voto, Esposito 5, D'Alessio 6, D'Amico 5 e mezzo, Abbiuso 6, Prozzan 5, ed entrato Carriello con 5 e mezzo e Micucci senza voto. Ed ora vediamo anche la pagella del Boy Elsie. La pagella in collaborazione con... Metti al riparo la tua festa. Metal Cilembro Eventi, eleganti gazebo, coperture e allestimenti per cerimonie ed eventi di qualsiasi dimensione in qualsiasi location. Distasi 6 e mezzo, Valiante 6, Mono 6 e mezzo, Polletta 6, Santoro 6, Durso 6 e mezzo Palmieri 6, Lisi 6 e mezzo, Zullo 7, Barletta 6 e mezzo, Cirenei 6 e sono subentrati Borsella, Pascarelli e Ricciardi tutti senza voto. Abbiamo direttore anche il risultato del basket. Eh, oggi giocava Isernia Perugia determinata 57 Isernia-Taranto è determinata 57 a 62, quindi ha perso l'Isernia. Va bene, allora eh, Enzo Nunziata, grazie per essere stato qui, buona cena. Grazie a voi. buona. Quanti quindi... ne siete a cena? Dovremmo una banda. essere, siamo, siamo tanti. Anche essere... voi siete una banda? Sì, è vero, dovremmo essere almeno un 150 oggi. 150, perfetto, buon appetito, grazie, non mangiare grazie, troppo a... perché tu non, del... sei, tu non sei vegano, no? No, purtroppo no. E infatti si vede pure dal la differenza <ride> di fisico e di peso rispetto a Lorena, purtroppo. Vabbè, si vede anche rispetto a me. Lorena, penso che insomma, alla fine sei stata bene qua. Sì, sì, sono stata bene, vi ringrazio e anche se io non amo tanto parlare, preferisco far apparire i miei abiti, parlano da soli. Però quindi... tu mi devi spiegare come fai a mangiarti solo verdura. <ride> eh sono viva quindi ma vuol certo dire che sì. fa, fanno bene. Però cioè. ogni tanto, una bella bistecca al sangue, no? No, no? no, 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 no. va bene così: va bene così, Sì, sì, sto benissimo così. Va bene, naturalmente, in bocca al lupo Grazie. per la tua attività. Buon Natale, tanta salute Grazie e buon Natale, Andrea. Per noi è stato un piacere, anche il mio. Vi ringrazio, ringrazio lei. Ringrazio tutti. Vogliamo dire se qualcuno che ti ha visto vuole un contatto con te, come, come deve fare? Beh io ho diciamo, una mia segretaria, e eh, visito qui in Molise sia Isernia che Agnone, a Campobasso anche da poco e quindi diciamo... Uh, ho... Vabbè lo puoi dire dove visiti, a Campobasso presso lo studio di Ricciardi, fisioterapia di Michele? Sì, da poco, e poi, poi a Isernia ho il mio studio personale, lo stesso vale per Agnone Dove, dove visito... ce l'hai? In che via Isernia? Via Maiorino 26 Agnone, vabbè Agnone ti e conoscono Via te. delle Civitelle, Agnone che poi sarebbe casa mia, casa dei miei genitori Va bene, io ti ringrazio, io mi ringrazio auguro voi. che ci tornerai a trovare. Sì, eh, molto volentieri, è stato molto piacevole, vi faccio gli auguri di Natale perché sono veramente contento di essere venuto in trasmissione. Va bene, allora Annalisa, ultima puntata del 2016, sì. adesso lanciamo questo servizio di calcio a 5. Io ti ringrazio per tutto il 2016 Grazie a lei, direttore. e invito tutti al uh, Coriolis martedì sera alle 17.45, 17.30, 17.45 il calendario 2017 della redazione sportiva di Telemolise. A conclusione di quest'anno vorrei ringraziare tutti i nostri tecnici, senza distinzioni il nostro editore. E tutti i collaboratori della redazione sportiva di Telemolise e, se mi consentite, eh, una battuta anche tutti i nostri sponsor perché insomma sono sponsor importanti perché consentono la realizzazione, la messa in onda di questo programma da qualcosa come 30 anni. Ti ringrazio. Un'ultima cosa io, volevo te dire: te domani per me, per la mia famiglia, è un giorno importante perché, Federico, se mi consentite, non parlo mai dei miei figli, meno che mai della mia famiglia, però Federico domani eh, si laurea, quindi eh, una soddisfazione particolare per me, un orgoglio naturalmente per me che sono il padre, tra l'altro è il primo del suo corso a laurearsi, quindi insomma significa che ha effettuato un percorso di studi veramente entusiasmante e io volevo fare, poi lo faremo feste varie come Enzo, Benza, insomma come Christian, Benza, il figlio di Enzo e tutti tanti amici nostri Sanz. Però insomma a conclusione di questa trasmissione un in bocca al lupo per domani veramente a Federico perché eh, mi ha riempito d'orgoglio eh, il suo impegno, la sua dedizione, la sua tenacia. E anche la sua passione, perché con il metodo, evidentemente, se c'hai metodo e studi con metodo, così come tutte le cose, se fai l'ortopedico, fai la stilista, o fai l'allenatore, se fai il giornalista, se hai metodo, tanta passione e lo spirito di abnegazione, alla fine i risultati arrivano. Quindi, Federico, in bocca al lupo per questa grande gioia che ci hai voluto dare a tutti quanti noi. Annalisa, eh, direttore, per me è eh, grazie il, a lei, un piacere mi unisco Come dico, agli auguri ma molto 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 di più prima di fare gli auguri ecco, ai nostri telespettatori per Natale mi associo agli auguri per Federico perché sapevo del suo percorso brillante universitario non sapevo che domani ecco, chiudesse questo percorso fatto con eh, Tanta passione ed dedizione, quindi auguri a Federico in bocca al lupo per domani. Eh, grazie ai nostri ospiti, io voglio fare tanti tanti auguri veramente di buon Natale e sì, di un felice anno nuovo. Natale, Infatti senti. sì, è perfetta sicuramente non mancherà occasione durante alza un po', alza un po e poi... la puntata del calendario di, di fare gli auguri però voglio farlo questa sera perché magari chi ci sta seguendo adesso non ci seguirà prossimamente e soprattutto direttore come tutti gli anni mi preme mandare gli auguri anche alle persone magari meno fortunate che come sono no, negli come ospedali no. nelle case di cura e di riposo quindi veramente e auguri di e anche se mi cuore. consenti anche nelle case di detenzione dove riceviamo tanti consensi perché facciamo compagnia a chi non sta bene e chi eh, purtroppo ha commesso qualche errore ma insomma eh, è pronto e, e già lo sta pagando quindi perché no un saluto un abbraccio a tutti quanti voi fatto bene Annalisa e a ricordare eh, anche tutte le persone che, che veramente sotto, oltre la marea di gente che ci vede tutte sempre, le tutte le domeniche. Assolutamente li ringraziamo di cuore, quindi ancora auguri. Noi vi lasciamo con l'ultimo servizio di calcio a 5 Serie B Chaminade Ruvo, terminata 4 a 4 il servizio di Luigi Villallo. Buona serata a tutti, e ci vediamo oltre che per l'appuntamento con il Coriolis l'8 gennaio se Dio 2017. Vorrà, se Dio vorrà. Buona serata a tutti. Gol spettacolo ed emozioni alla palestra Sturzo per l'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie B in campo Shaminad e San Rocco Ruvo. Alla fine il risultato è 4 a 4. Avvio importante dei padroni di casa. Fallo di Mazzone su Bagnoli. Punizione dal limite e giallo per il giocatore del Ruvo. Dal piazzato Pescolla serve Santella che sul primo palo realizza l'1 a 0. Poco dopo Marro parte in contropiede tiro chiuso, sul secondo è tutto facile, 2-0 e selfie celebrativo proprio di Michelino Marro. Il Ruvo però reagisce e accorcia Ferrar Ferrares al centro per Ciliberti, controllo e sinistro sotto la traversa. Ripartenza ospite Rubini al centro per Ferrares, tutto solo alla Suad si supera e blinda la sua porta. La pressione del Ruvo però porta al pareggio alla Suad salva su Mazzone ma non può nulla sul bolide dalla distanza di Falco che pareggia i conti la rimonta poi viene perfezionata nel finale di tempo Mazzone sulla destra tiro cross sfera deviata si avventa Ciliberti che fa doppietta e porta avanti i suoi negli ultimi secondi, tiro libero, sempre Mazzone alla Suad si supera e congela il parziale. Con il montaggio di Fabio Boscarino, passiamo alla ripresa. E subito 4 a 2 degli ospiti. Rimpallo favorevole per Falco, che in mezza girata realizza il 4 a 2. La reazione Chaminade non si lascia attendere. Bagnoli serve Marro, tutto solo, sfera addosso a Stasi. Poco dopo il tiro di Cavaliere dalla distanza. Tocca la parte alta della traversa. Nella seconda parte di match arrivano i due gol che permettono alla Sciaminada di pareggiare. Il fallo di Ciliberti su Bagnoli vale il secondo cartellino giallo e il susseguente rosso. Superiorità numerica che viene naturalmente perfezionata grazie al gol di Bagnoli che... Riesce a insaccare dopo l'assist di Pescolla nel finale il 4 a 4. Bagnoli calcia al volo, Ferini tocca ancora una volta con il braccio e calcio di rigore dal dischetto. Pescolla realizza nel tripudio della palestra Sturzo il finale di 4 a 4. Campionato che dunque va in ferie, si riprenderà sabato 7 gennaio con la prima di ritorno. Domenica Sport, seconda parte, ci ricongiungiamo praticamente alla parte finale con il direttore di Lallo parlando in questo spazio, in questa serata. Parleremo di football americano, l'abbiamo già detto, l'ho detto anche in precedenza, il Morise è per la prima volta presente, una squadra di football americano. Il tutto grazie a Pasquale De Filippo, tra l'altro andiamo a presentare anche gli ospiti. Eh, Pasquale De Filippo è arrivato da Callarate e il... Delegato regionale Molise della FIDAP, Federazione Italiana di Football Americano, preside, nonché presidente ovviamente del Calena American Football, eh, che è alla sinistra dei nostri eh, teleschermi. E poi c'è Antonio Iannone che invece è il consigliere, il consigliere eh, scusa, eh, Pasquale sulla destra, Antonio Iannone invece a sinistra, consigliere eh, economico appunto del Calena, di questa squadra che è nata ultimamente. Eh, prima di parlare con gli ospiti, però, vediamo questo spot che ci fa entrare proprio nel meccanismo del football americano. Che cos'è il football americano? Prego, Alessandro Nardella, che è la parte tecnica, di far partire lo spot. Calena Football americano con Pasquale De Filippo, hai fatto veramente un sacrificio enorme, sei sceso da Gallarate dove prima risiedevi con la tua famiglia, siete venuti giù, avete trovato accoglienza importante in Molise, tra l'altro avete scelto questo territorio per piacere e per passione. Sì, sì eh, diciamo che lo conosciamo da tanti anni, venivamo qua in vacanza, poi per puro caso abbiamo cominciato a lanciare il pallone davanti, a, davanti alla ragioneria, la squadra della ragioneria, che l'amministrazione comunale, Michele Gianbarba e anche il preside hanno detto voi avete bisogno di strutture e così abbiamo, ci hanno dato il campo, la palestra dove allenarci ed è stata proprio, è la comunità che ha dato una mano alla squadra a poter, a poter venire su. Insomma. Cioè, ehm, avete avuto fegato, per, eh, diciamo che vi ha, dato, vi ha dato questo slancio per partire con questa iniziativa, una cosa che eh, proiettava il Molise come maglia, ne maglia nera a livello nazionale per quanto riguarda il football americano? Sì, perché il Molise, la, la regione che non esiste, eh, diciamo che era il buco nella, nella nazione, nel, il football americano era presente in tutte le regioni, il Molise mancava. Il caso ha voluto che, che mi trovassi qui e poter far partire questa quest esperienza, e adesso il Molise è parte, parte del programma de, 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 del football italiano. Pass, ti chiamano così, ti chiamo anch'io così. Che cos'è il football americano? Il football americano è una disciplina che soprattutto ha una componente educativa. È uno sport nato dopo la guerra di secessione per raggruppare i ragazzi che erano stati coinvolti nella guerra. Ed è uno sport che obbliga tutti a dipendere uno dall'altro. Eh, L'importante è portare la palla dall'altra parte, a, sulla, sul fondo del campo. Eh, sì, ha una componente rude, ma non bisogna guardarlo con superficiali superficialità perché ci sono molte componenti tecniche che lo rendono uno sport completo e che aiuta a crescere. E non è uno sport violento? Non è uno sport violento, il, la componente diciamo violenta, il fatto che ci si colpisca, eh, permette di do, poter scaricare tutta quell'adrenalina quell che si carica durante il gioco e quindi alla fine ci si confronta da uomini, da persone leali sul campo non c'è bisogno di avere ulteriore violenza o fuori dal campo o per altri motivi. Antonio Iannone, che è il consigliere economico del Calena, tu sei stato uno dei primi a raccogliere l'invito di Pass a catapultarti in questo sport che è unico per la nostra regione, che però riesce a coinvolgere tante persone. Sì, sì, ci sono tantissimi ragazzi che si sono ambientati e stanno cercando di intraprendere questo sport che è poco conosciuto, ma che ti forma non solo sportivamente, ma anche mentalmente ed è molto educativo. Tu sei di Casa Calenda, Casa Calenda ha risposto incredibilmente alla grande a questa iniziativa. Sì, in effetti non mi aspettavo neanche io di vedere tutti quei ragazzi, siamo arrivati ad un numero tale da dividerci per quanti ne siamo. Eh, I ragazzini più piccoli giocano il flag senza armature e i più grandi giocano il tackle con uh, casco, paraspalle e tutte le protezioni possibili, perché anche se è uno sport di contatto siamo ben protetti. Pasquale, non è stato, non, non è stato facile avviare... Eh, questo sport avete praticamente dalla strada in Molise? Sì, come in tutte le cose, diciamo che ogni buon successo è l'1% intuizione, 99% sudorazione perché ci vuole un sacco di lavoro, tanto tempo portato via anche, anche la famiglia, meno male che la famiglia mi supporta. Poi io sono recidivo perché a Galarate. Avevo fatto partire un'altra squadra che si chiama G-Team e l'impegno mi occupava come impegno, mi occupa adesso Carena. Senti, poi, tra l'altro, eh, grazie a questa tua passione, eh, hai portato avanti il nome della nostra regione anche a livello nazionale, perché quanto male, quanto male compare una squadra in ambito nazionale della nostra regione. Sì, allora diciamo che eh, comparsa la squadra, poi io sono il delegato FIDAF della regione Molise, quindi l'intento adesso è che non, non se ne... È... Stiamo, insomma stiamo cercando con la federazione di espandere anche alle altre province, il cioè, Campobasso, ma anche altre zone, abbiamo fatto il camp quest'anno con Coni, e abbiamo avuto una buona risposta, l'obiettivo è di espandere oltre i confini della provincia di Campobasso questo sport. Eh, ci sono delle piccole realtà, a Venafro c'è un gruppo di ragazzi che si incontra proprio adesso vicino a Natale e chiam lo chiamano il Football Day e fanno una giornata a giocare a football e lo fanno una volta all'anno, quindi sarebbe bello che potesse partire un vero e proprio team anche a Venafro. Senti tanto lavoro, tanta passione, eh, tanti sacrifici, eh, però ovviamente come in tutti gli sport incombe la questione economica. Sì, il nostro sport ha un, il costo principale e sono proprio le attrezzature, racconta fondi per cercare di, di, avere di riuscire a fare l'acquisto di queste attrezzature, perché in realtà i ragazzi si sono preparati, quest'estate grazie al GTIM che ci ha prestato le attrezzature eh, abbiamo potuto allenarci e prepararci, ma adesso bisogna acquistarle. L'amministrazione comunale ci ha dato già una grande mano perché ci ha, ci ha, ha stanziato mille euro che ci ha già donato per poter comprare le divise, quello che sono le casacche. Adesso c'è il costo grosso di caschi, paraspalle e varie attrezzature. Insomma. Il casco è il, diciamo il pezzo forte dell'armatura dell per il football americano. Sì, il casco e il paraspalle sono le protezioni. E bisogna stare attenti che vengono confusi come eh, oggetto di offesa. In realtà sono solo per la protezione, perché tenete conto che nel rugby, che è lo sport che viene spesso confuso, un impatto è di 300 kg nel caso del football è 2000 kg. Quindi è necessario avere questo tipo di protezioni, ma sono protezioni, non sono strumenti di offesa. Ci sono dei numeri impressionanti attualmente coloro che si sono avvicinati a questo eh, football americano a casa calenda. Voi addirittura attualmente avete. Eh, appassionati, iscritti, coloro che gravitano intorno a voi, più di una squadra di calcio ed è un record credo per il Molise. Allora, il football americano ha dei roster che raggiungono mediamente 53 atleti, ma la componente maggiore del football, anche se sembra strano, sono proprio le persone che stanno intorno, perché il football ha bisogno di molta assistenza sulla sideline, cioè sulla parte, sulla panchina e quindi per forza di cose coinvolge i genitori. Eh, persone che vogliono partecipare, ma ognuno nel suo modo, c'è chi si preoccupa di riparare le attrezzature man mano che si, che si guastano, gonfiare i palloni, tenerli, tenerli umidi, oppure semplicemente dare assistenza al ragazzo che arriva trafelato, che ha bisogno di bere e ci vuole una persona che gli faccia assistenza, quindi coinvolge veramente tutta la comunità, non soltanto i giocatori. Antonio, di Casa Calenda e anche per il football americano e lo splendido campo in sintetico. Sì, il campo è spettacolare, uno dei più belli credo in Molise. Siamo avvantaggiati ad avere un campo così bello e invitiamo tutti a venirci a trovare. E poi tra l'altro c'è questo campo che stimola e invoglia anche i ragazzi ad avvicinarsi, eh, a fare credo che sia la componente più importante oggigiorno. Sì, mm... Sono passaggi poi eh, servono anche per questi ragazzi. Per avvicinarsi verso diciamo, la prima squadra che potrebbe anche iniziare fra un po' a, a competere a livello nazionale. Il football americano nei campionati italiani è diviso in tre divisioni. La prima divisione è ovviamente la maggiore. Noi accederemo come terza divisione, non appena riusciamo a, ad avere i fondi per le attrezzature. E invece già i piccolini parteciperanno al campionato flag football junior di quest'anno Pass quanto tempo dedichi, togliendolo via la famiglia, soprattutto al tuo, al tuo lavoro Quanto tempo dedichi al football americano? Diciamo che questa domanda non posso rispondere <ride> Perché sennò mia moglie potrebbe farmela pagare Quindi diciamo che il minimo è indispensabile Senti ma tu sei riuscito anche a coinvolgere i tuoi figli? Sì, sì, i miei figli, allora, i miei figli sono plurisport perché da tra danza, kung fu, eh, karate prima. Prima nessuno si sognava di andare a guardarsi il video su internet. Eh. Uh, di una partita in NFL o di una qualsiasi partita di football americano, oggi è il nostro primo tema principale quando entriamo negli spogliatoi. Sandy Pass, uh, hai conquistato Casacalenda, possiamo dire che hai conquistato anche il Molise, perché voglio dire, ci sei entrato da Reda vincitore, adesso però devi allargare gli orizzonti, devi cercare di coinvolgere anche i paesi limitrofi per avvicinarsi a questo sport. L'impegno dal punto di vista federale è proprio questo. Beh, innanzitutto, già come eh, calena, uno dei nostri prossimi progetti è proprio quello di cominciare ad allenarci facendo una specie di piccolo tour di allenamenti. Ci sposteremo su Larino, eh, su Paesi limitrofe, dove andremo a fare un allenamento dove invitiamo tutti a partecipare per far conoscere questo sport. Da un punto di vista federale invece. Eh, cercherò di fare assieme ad altre persone che mi daranno la mano dei piccoli seminari nelle varie scuole per spiegare soprattutto bisogna far capire questo sport che non, ha quella, non è così violento come viene interpretato o come si vede su, sui vari canali tipo YouTube dove si vedono soltanto gente che si picchia ma c'è dentro molto 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 di più sentire per promuovere questo sport ti sei sacrificato eh, anche a livello economico eh, avete anche evitato di eh, far pagare chi si avvicinava al football americano? Sì, in effetti, allora, come in tutte le società sportive, si fissa un canone per poter eh, portare il proprio figlio. Però diciamo che una, per in questo momento preferiamo poter far giocare più ragazzi possibili al di là della quota da pagare. È importante questo, loro devono imparare la disciplina di questo sport. Poi, quello che sono gli adempimenti federali che porteranno dei costi, li vedremo in un secondo tempo. Ok, siamo alla fine ai ringraziamenti per quanto riguarda la presenza del football americano. Per la prima volta in regione lo abbiamo illustrato, abbiamo fatto vedere anche qualche scena eh, splendida. A Casa Calenda, soprattutto che ha un eh, terreno tra l'altro messo a nuovo con un campo in sintetico che ospita proprio il football americano. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale, ma ringrazio eh, Pasquale De Filippo, delegato regionale della FIDAP, nonché presidente del Calena del, eh, di questo football americano, ringrazio anche Antonio Iannone, anche a voi faccio i migliori auguri di Buon Natale, di un felice e eh, florido, prospero 2017, ma soprattutto eh, auguro a voi che il football americano cresca tantissimo in regione. Grazie mille, auguri anche a tutti Grazie. voi e a chi ci segue. Grazie per l'ascolto e la visione. Ringrazio Alessandro Nardella che ha curato la parte tecnica. Un buon proseguimento con i programmi di Telemorise. Da Pino Somma, i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da Telemorise. Grazie.